Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, grande, grande. Le mie pene non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, sono tranquille più di me. Sono tranquille che la vita è tutta lì. Invece no, invece no, la vita è quella che tu dai a me. In guerra tutti i giorni sono viva, sono come piace a te. Ti odio, poi ti amo, poi ti amo e ti odio. Sei grande solamente tu. Grazie a Greta Panettieri, questo era il nostro omaggio a un grande, grande, grande della politica, della storia del nostro paese, a Marco Pannella, che ci ha lasciato ieri all'età di 86 anni, una figura unica nel panorama della politica italiana. Che ci piacciono o no le sue battaglie, che fossimo d'accordo con lui o non lo fossimo, Marco Pannella è stato un unicum. Ha messo anima e corpo nella vita politica in senso letterale del termine. Il suo corpo è stato un pezzo della sua lotta, della sua battaglia, della sua guerra, direi io. L'unica guerra che lui ha voluto combattere nella vita, essendo lui contro la violenza, un pacifista, è stata quella per i diritti, quella per i valori della laicità, per la modernità. E per la civiltà. Pensate che Pannella è l'unico in questo paese che si è intestato una battaglia che non interessava a nessuno, quella sui carcerati, come si vive nelle carceri italiane, in che modo atroce si vive nelle carceri italiane, una battaglia che non portava neanche un voto, ma che lui ha fatto fino all'ultimo. Insomma, io credo che tutti noi, comunque la pensiamo, dobbiamo a Marco Pannella un pezzo importante della libertà in cui viviamo oggi. E dunque noi ieri siamo stati nei suoi luoghi, i luoghi del Partito Radicale, una vita da radicale, un partito che era più della sua famiglia. Siamo stati a Largo Argentina, guardate. Oggi è morto Marco Pannella. Ci fermiamo con la nostra programmazione e riprenderemo dando voce alle vostre voci come Marco ci ha insegnato. È la voce tremante del direttore di Radio Radicale ad annunciare, poco dopo le 13 di ieri, la morte di Marco Pannella. Questa è la sede di Radio Radicale. Da qui Pannella tuonava e si accendeva per le sue battaglie. Si appoggiava qui, sistemava le cose, tirava fuori sempre il suo sigaro in bocca. E per tutta la notte una diretta a Fiume ha ricordato il leader dei radicali. Ha aperto le linee per dar voce alla sua gente, alla gente di marciapiede, come la chiamava Marco, gente come lui, il popolo. E in tanti si sono raccolti ancora una volta intorno a lui per un ultimo saluto anche qui nella clinica dove era ricoverato. In questi ultimi tempi ripeteva spesso l'erba cattiva, non muore mai Pannella. Per quello che ha seminato, per quello che ci ha insegnato con la sua testimonianza di vita.
Qui, dietro Torre Argentina, al centro di Roma, c'è la sede storica del Partito Radicale, dove tutti lo conoscono. Lei sta sentendo Radio Radicale? Sì. È un giorno triste questo? Abbastanza. Per uno che l'ha visto per 12 anni, quasi tutti i giorni qua, la mattina, prendeva le sigarette, il cappuccino, il giorno veniva a mangiare, a pranzare, quando stava seduto fuori tutti si fermavano, specialmente le donne, a stringergli la mano, perché penso che ha fatto molto per le donne. Al partito Pannella trascorreva gran parte delle sue giornate. Aveva una stanza in fondo al partito dove si facevano le riunioni più private, se no qui nel salone ci incontravamo tutti e c'erano dei confronti politici abbastanza così continuativi. Sono completamente svuotata in questo momento, non so che cosa altro posso dire. In tanti lo hanno voluto omaggiare anche fuori casa. Questa casa a due passi da Fontana di Trevi, via vai nelle ultime settimane da quando la malattia si era aggravata di tanti leader politici, uomini di spettacolo, amici e compagni di lotta. Una bella persona proprio. Un bel ricordo di Marco, io gli vendevo le sigarette, sono al tabaccaio qua, mi chiamava il suo pusher. Grazie Marco, le scrive Renata, su una rosa posata sul portone di casa. Allora, vi leggo una frase di Marco Pannella che mi ha molto colpita, quello che diceva di sé e dei suoi radicali. Diceva: noi non facciamo i politici, i deputati, i leader, lottiamo per quel che dobbiamo, per quel che crediamo. E questa è la differenza che prima o poi, speriamo non troppo tardi, si potrà comprendere. Io non so quanto sia stato compreso in questo paese Marco Pannella. Quello che io trovo abbastanza ingiusto, che Marco Pannella ha dato a questo paese molto più di quanto il paese gli abbia dato, e che Marco Pannella era fuori dal Parlamento e che nessuno in questo paese si è intestata una battaglia giusta, che era quella di farlo senatore a vita. Non è successo, e non è successo per Emma Bonino, che anche lei è fuori dal Parlamento. Questo lo voglio dire chiaro e tondo, secondo me è una vergogna per Marco Pannella e per Emma Bonino. Va bene, andiamo avanti. Allora, vi presento gli ospiti di stamattina. Barbara Saltamartini, deputata della Lega Nord, noi con Salvini, buongiorno. Ben trovata. Buongiorno. Fabrizio D'Esposito, collega del Fatto Quotidiano, ben buongiorno. Trovato Fabrizio. E con noi Riccardo Maggi, segretario nazionale dei Radicali Italiani. L'ho buongiorno, visto ieri grazie. Molto commosso davanti alla clinica, immagino che sia molto dura, perché penso che Marco fosse più di un leader politico, più di un amico, più di un padre, una roba un po' indefinibile, no Riccardo Maggi? Che ma è stato così per lei Pannella? Ma io, se non avessi incontrato Marco Pannella, non avrei mai neanche pensato di iniziare a fare attività politica. Lui ci ha insegnato, come ho provato a dire ieri, a trovare la forza per fare attività politica nelle nostre debolezze personali, intime, nelle nostre diversità e quindi nelle nostre solitudini. In fondo la forza dell'iniziativa radicale, che si è tradotta in successi per tutto il Paese, non in conquiste per tutto il Paese, è stata quella di creare uno shock nella stagione delle lotte per i diritti civili, cioè mettere al centro della politica le questioni più intime, anche personali, no, pensiamo al divorzio, all'aborto, le questioni legate ai legami affettivi, cose impensabili. Anche nella nostra verità, in qualche modo, no? Fuori dalle ipocrisie. Collegato con noi da Milano, no, da Torino, Stefano Esposito, senatore del PD, Vittorio Feltri, se ho capito buongiorno. Bene, non è ancora arrivato, fra qualche minuto arriva. Ben trovato senatore Esposito. Allora, Fabrizio D'Esposito, sai cosa mi colpisce tanto di questa storia di Pannella? Quello che diceva adesso Maggi, che in fondo, essendo un piccolo partito, spesso fuori da tutto, ultimamente fuori dal Parlamento, è riuscito di fatto a cambiare il DNA di questo paese. Adesso tu prima ho ascoltato la tua introduzione, hai fatto riferimento al corpo di Pannella. A me una cosa che ha sempre colpito di Pannella, e l'ho scritta anche oggi, e cioè che Pannella è stata una delle più grandi teste politiche del secolo scorso e in parte anche del nuovo millennio. Cioè, il radicalismo che cos'è stato? Parte la declinazione pannelliana tutta personale, perché quando un leader è carismatico dà una torsione personale al suo pensiero. Il radicalismo è stata la religione della libertà, e cioè ha declinato quello che era il pensiero liberale di Croce e di Einaudi. Cioè, in questo Pannella è stato un grandissimo intellettuale e un grandissimo pensatore. Da cittadino italiano
posso pensare anche che al di là dei limiti che il paese ha avuto nei suoi confronti, lui abbia rifiutato il potere, è il titolo del mio pezzo, ha rifiutato il potere per fare politica, per dare agli italiani il divorzio, per aprire, far aprire gli occhi su tante questioni. Prima tu parlavi delle carceri, però il Pannella è stato un grandissimo intellettuale, cioè è stato per me può essere paragonato a De Gasperi, a Togliatti, per la sua statura politica. Lui, io lo sentivo per ore parlare a Radio Radicale, faccio un esempio, del pensiero cattolico dissidente nel corso degli anni, cioè di una preparazione, sì, di una preparazione grandissima. È forse l'occasione sprecata, ma è stata voluta da parte di Pannella, era quella che lui soltanto poteva, dopo magari il divorzio, fare che quel grande partito liberale di massa che è mancato all'Italia. Però lui ha fatto una scelta allora, diversa, ed è stato anti, in questo secondo me è stato anti-italiano, in un paese in cui c'è una rincorsa al potere in maniera molto machiavellica, il potere, lui se ne fregava, il potere, lui se ne fregava, diciamo, del potere. La verità. È arrivato Vittorio Feltri, lo vedo collegato dal suo Libero, di cui è neo direttore. Ben trovato, Vittorio. Grazie. Sto guardando molto approfonditamente da vicino perché voglio capire quando è che sei diventato così renziano, però me lo spieghi dopo. Nel frattempo, Madonna, che palle con sto renziano. Nel frattempo invece volevo invece che mi dicessi la tua su Marco Pannella, perché tu oggi hai scritto anche tu di Marco Pannella, e secondo te ci sarà mai più un altro Pannella in questo paese, appartiene a un'altra epoca? Insomma, che tu oggi dici anche delle cose dure su di lui, dici troppi digiuni, troppi scioperi della fame, troppi manicortei. Allora, mi sono semplicemente limitato a descrivere la realtà. Pannella è stato decisivo per l'Italia, è il politico che ha inciso maggiormente nella politica italiana, specialmente a riguardo dei diritti civili, quindi non riconoscere la sua grandezza sarebbe un errore, vorrebbe dire avere le fette di salame sugli occhi. Quindi è stato grandissimo, è stato capace di sbloccare, per esempio, il divorzio, anche sull'aborto ha fatto un lavoro anche antipatico, perché non era facile propagandare l'uccisione dei feti, che poi sono dei bambini piccolissimi. Eppure, spiegandosi anche in modo esauriente, ce l'ha fatta a far passare dei referendum che sembravano persi in partenza. Quindi, poi bisogna sottolineare la grande generosità di Pannella. È stato quello che è riuscito a salvare Tortora, ma non solo Tortora, si è adoperato in modo magnifico per i carcerati, attirandosi anche le antipatie di molti italiani che non considerano il carcere un luogo dove ci sono degli uomini, esatto, ma una specie di luogo di tortura. Insomma, un uomo grandissimo che però aveva dei difetti. Quando dico che ha fatto troppi digiuni, anche troppi referendum, è la verità. Tanto è vero che a un certo punto la gente non ci badava più. Il telegiornale dice che Pannella ha cominciato il digiuno della fame. Beh, insomma, era come il tempo variabile, nel senso che ogni tre giorni ne faceva uno, alla fine sì, la gente non era più attratta da queste cose, le sue armi avevano perso di valore, non avevano più un grande impatto, tutto qua, nessuna critica malevola. Mi sono limitato a dire che a un certo punto non ce la faceva più, allora, né coi digiuni né coi referendum. Vittorio Feltri ha fatto un po' una lista delle cose che sono successe grazie a Pannella a questo paese: il divorzio, l'aborto e tutte le grandi battaglie, l'eutanasia, le condizioni di vita in carcere. Noi abbiamo provato a ragionare su una cosa: come sarebbe oggi l'Italia se non avessimo avuto Marco Pannella? Guardate. Nasco il 2 maggio del 1930, alcuni sorridendo dicevano che mamma aveva dovuto sforzarsi per evitare che nascesse il 1 maggio, festa dei lavoratori, in pieno fascismo. Nonostante gli sforzi materni, la politica è stata tutta la vita di Marco Pannella. E se non fosse stato così, se Pannella non avesse scelto di far coincidere vita, passione civile e politica, l'Italia oggi sarebbe un paese diverso, peggiore.
Ci mancherà e mancherà a questo paese più che a noi radicali. Senza Giacinto, detto Marco, chissà quanto avremmo dovuto attendere per vedere affermate fondamentali libertà individuali. Divorzio, aborto, obiezione di coscienza, voto a 18 anni. Stanno sequestrando ancora una volta ogni verità e quindi ogni possibilità di scelta. Nel paese delle due chiese, cattolica e comunista, Pannella ha insegnato che la persona, il cittadino, venivano prima. Questa lotta che recupera la responsabilità, la bontà e la cattiveria, le nequizie e le capacità creative della persona, della donna o dell'uomo, nella candidatura uninominale. Pierpaolo Pasolini, poche ore prima di essere ucciso, esortava i radicali a continuare a scandalizzare. Il fare scandalo è stata una costante nella vita di Pannella e dei radicali. La marijuana regalata in piazza e l'autodenuncia sugli aborti. Negli anni 90 Pannella suscitò altrettanto scandalo invocando l'uso delle armi per fermare i responsabili della guerra in Jugoslavia. Trovo che la forza radicale oggi sia la sola che abbia il coraggio di proporre ancora una volta una situazione che relega l'Italia nel più infame dei piazzamenti rispetto a una civiltà giuridica europea, occidentale, democratica che si rispetti. La battaglia di Pannella per la giustizia giusta, vinta con un referendum poi tradito, precede di molti anni Mani Pulite, Berlusconi e le polemiche spesso strumentali tra garantisti e giustizialisti. Pannella non ha mai temuto di combattere per temi minoritari e impopolari, come le condizioni di vita dei carcerati. Da questo leader visionario, anticipatore, combattivo, troppe volte censurato, osseggiato, schernito da una politica incapace di concepire un pensiero lungo, l'Italia ha ricevuto molto più di quanto abbia dato. E allora rivoluzione liberale, riforma, riforma religiosa, riforma morale, umana, amore e amore e scandalo, come libertà. Bonino ha ricordato a Marco Pannella Radio Radicale e ha detto ci mancherà e mancherà al paese più che a noi radicali che lo abbiamo fatto nostro, e poi ha detto mancheranno il suo senso delle istituzioni, delle regole, dello Stato di diritto che serve ai deboli perché i potenti spesso lo ritengono un intralcio. Credo che questa sia una grandissima lezione su cui dobbiamo riflettere. Stefano Esposito, senatore, appunto, io prima ho parlato della cosa che io trovo incredibile, che in questo paese abbiamo fatto senatori a vita, sinceramente anche persone che conosciamo poco, che sono entrati poco nelle nostre vite, e invece nessuno si è mai davvero intestato la battaglia per far diventare senatore a vita Marco Pannella. Perché? Era troppo scomodo, troppo ingombrante, troppo faticoso per la politica italiana Marco Pannella? Beh, intanto Marco Pannella è stato un uomo libero, associava alla sua libertà anche un forte anticonformismo. Sono due, per me pregi naturalmente, ma in questo paese sono due gravi difetti. Quindi evidentemente la ragione per la quale non c'è stata un intestarsi, una battaglia di questo tipo, secondo me risiede in questi due elementi. Bisogna avere il coraggio di dirlo, al di là delle opinioni sul pensiero di Pannella, sulle battaglie di Pannella, che sono, io credo che la sua genialità politica non ci sia in questo momento in nessun leader politico. Questo però sono le ragioni per le quali non si è molto amati da un sistema che lui ha legittimamente combattuto, a volte da parte mia in maniera condivisa, altre volte meno. La cosa che mi ha colpito di più però è che in questa ondata anticaste, antipolitica, qualcuno si è riuscito a inserire anche lui in questa categoria, che devo dire dimostra probabilmente che forse le generazioni Problemi sulla politica, sui privilegi della politica, molto prima di quanto scoppiasse tutto il meccanismo della casta, no? Guarda Mirta, lui, siccome è un soggetto, come dicevo, è stato un politico geniale, ha anticipato moltissime cose, non solo l'aborto, il divorzio, le battaglie per i diritti civili, ma ha anticipato anche tempi e umori, e naturalmente queste sono le ragioni per le quali oggi lo ricordiamo tutti, voglio sentire una battuta di Maggi, vuole dire una cosa sul senatore a vita. Immagino, e poi voglio sentire però Barbara Saltamartini, perché venendo da un tipo di visione politica di destra mi interessa anche molto capire da lei cos'è per lei Marco Pannella.
In queste giornate di grande attenzione è doveroso ricordare che Marco Pannella era convinto che da morto lo avrebbero trattato come se fosse stato ancora vivo, così come da vivo lo avevano trattato da morto. Marco Pannella, da quando ha iniziato più di 60 anni fa a fare attività politica fino a quando l'ha fatta da ultraottantenne, ha dovuto lottare per conquistare degli spazi di agibilità politica e di informazione, non per noi, per i radicali, ma per i cittadini. Ci sono i successi radicali e ci sono gli insuccessi. Penso alle battaglie antiproibizioniste, penso alla legge sul fine vita, penso agli Stati Uniti d'Europa. Pannella era convinto che queste fossero, come dire, obiettivi maggioritari nel Paese, ma non si riusciva ad imporli in un'agenda politica bloccata da un sistema che lui definiva un regime. Forse un momento di riflessione su questo ci sarebbe la utile. La partitocrazia l'ha inventata lui. Esatto. Il finanziamento, il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti l'ha fatto lui. A me è capitato in passato. Aveva fatto le battaglie sulle pensioni, sui ospedali, cioè ha fatto tutte le cose che poi sono arrivate dopo. Ha denunciato il consorzio diviso. A me è capitato di intervistare una serie di volte nello stesso periodo e lui ripeteva come un refrain che centrodestra e centrosinistra facevano come ladri di Pisa, litigavano di giorno e poi si mettevano d'accordo di notte. Esatto. Da questo punto di vista. Allora, Saltamartini, appunto, volevo capire per lei, per la sua cultura politica, cos'è stato Marco Pannella? Ma intanto, a me Marco Pannella ha lasciato una cosa importante, almeno per la mia generazione e per chi faceva e ha fatto politica a destra, ed è stata l'adesione a Nessuno Tocchi Caino, un'associazione importantissima con la quale Pannella è entrato dentro le carceri e si è occupato del tema dei carcerati. Pannella è stato un uomo che non guardava se eri di destra o di sinistra, guardava se il tuo problema era un problema importante per lui, per il suo modo di essere, di sentire la politica, e in quel modo lui voleva renderti parte del suo mondo e delle sue battaglie. Io ricordo la battaglia a favore di Mambro e di Fioravanti, per esempio, due esponenti del terrorismo nero. È stato forse l'unico uomo politico che ha fatto una battaglia per loro, convinto della loro innocenza nella strage di Bologna, sfidando, credo, a viso aperto tutte le forze politiche di allora che lo condannarono per questo intervento. Ecco, da questo punto di vista la libertà e di Pannella... E anche i magistrati italiani che li hanno condannati per quella strage, assolutamente, diciamolo. Assolutamente, quindi cioè, lui è stato un uomo... Io l'ho scritto ieri su Twitter, io non ho avuto il piacere di conoscerlo così da vicino, se non in rarissime occasioni, soprattutto quando ho partecipato anch'io attivamente ai referendum sulla riforma della giustizia, che è stato l'ultimo atto referendario importante promosso da Marco Pannella, e devo dire che è stato un combattente. Io stimo, al di là delle idee politiche, l'idea di alcune battaglie che io non ho condiviso di Marco Pannella, però stimo il fatto che lui non ha mai fatto un passo indietro. Se ha creduto in una cosa, ha combattuto per quella cosa. Ed è un esempio per chiunque faccia politica oggi e anche per i giovani che fanno politica e che si avvicinano alla politica. Perché la politica è quello che ha fatto Marco Pannella, non quella che vediamo oggi. Allora, devo leggervi un'agenzia. Sabato 21, la giornata per l'ultimo saluto a Marco Pannella. La comunicazione dei nomi della mia squadra è quindi spostata a lunedì 23 alle 17.30. Lo dichiara Roberto Giachetti, candidato sindaco per il centro-sinistra a Roma, in una nota, peraltro radicale, Roberto Giachetti. Voglio ancora sentire una cosa da Vittorio Feltri, insomma, che ha osservato la politica italiana per tanto tempo. Secondo te, Vittorio, i radicali sono troppo avanti o è l'Italia e i suoi politici ad essere troppo indietro? Nel senso che sono sempre state battaglie, abbiamo detto prima, battaglie sempre anticipatorie, no? In moltissimi casi, che li ha resi un partito molto importante ma molto piccolo. Mi ricordo la frase che dicono sempre sia Pannella che la Bonino, no? Amateci di meno e votateci di più. Cioè, quest'idea di essere sempre quelli che avevano in mano il vessillo delle battaglie più importanti, ma poi alla fine questo non diventava voto popolare. Ah, io penso che Pannella fosse, e anche i radicali che lo seguivano, troppo avanti per essere compreso da tutti. Addirittura in certi casi pareva che Pannella dicesse delle sciocchezze, perché era talmente avanti che gli altri, quelli che purtroppo non avevano la sua stessa intelligenza, non riuscivano a capire e giudicavano le frasi e i programmi di Pannella come delle sciocchezze.
E invece abbiamo poi capito che senza Pannella probabilmente saremmo rimasti indietro ancora mezzo secolo in tanti campi. Ora per esempio si stava battendo per l'eutanasia. Naturalmente ogni volta che scrivi sul giornale una frase a favore dell'eutanasia, cioè della scelta, della facoltà di utilizzare l'eutanasia, vieni ancora sepolto di insulti. Io l'ho provato sui giornali e Pannella, nonostante sapesse benissimo di essere impopolare in questa battaglia, ha continuato ed è finalmente arrivata una legge in Parlamento che speriamo vada in porto. Insomma, Pannella, senza Pannella è chiaro che il liberalismo in Italia sarebbe ancora più indietro di quanto non lo sia, perché sia a destra che a sinistra si proclamano tutti liberali e poi in sostanza di elementi di liberalismo non vengono introdotti. Siamo ancora qui a fare i discorsi sull'abolizione degli ordini professionali che abbiamo soltanto noi in Italia, l'ordine dei giornalisti, quello è addirittura comico. Poi c'è il valore legale dei titoli di studio che blocca il paese, blocca i giovani. Insomma, sono tante le cose che sarebbero necessarie in Italia, ma senza Pannella sono sicuro che non succederà niente. Allora, mi fate vedere la vignetta di LK di stamattina che ho trovato bellissima, così eccola qua. Neanche questa volta Marco Pannella si è arreso, ha solo iniziato uno sciopero della vita. E noi lo salutiamo così. Allora, voglio portarvi a parlare del referendum prossimo, perché Pannella ne ha fatti tanti, i referendum. Ora abbiamo il referendum di ottobre, che insomma è il referendum su cui Renzi ha messo la faccia, la sua carriera politica. Dall'altra parte molti si sono schierati per il no, tra questi i partigiani, i lampi, vediamo un po'. Lampi che si è battuto per liberare l'Italia, per dare la libertà a tutti, anche ai fascisti. Oggi pretende di limitare la libertà ai suoi iscritti, cosa insopportabile, e io ho deciso di riportare indietro la tessera. A Bologna i partigiani si spaccano sul voto di ottobre. Renato Tattini, ex segretario del Partito Comunista di Loiano, uno dei luoghi simbolo della resistenza, è il primo a chiamarsi fuori. Al referendum costituzionale voterà sì, appoggiando la linea del governo. Così, a 46 anni dalla prima tessera, Tattini lascia l'Associazione Nazionale dei Partigiani, inamovibile sul fronte del no. Quello che mi fece la tessera era un partigiano. Davanti a queste persone io mi inchino. Però se Lampi cambia, io non sono disposto a seguirlo in questa strada. Attualmente Lampi conta più di 120.000 iscritti, ma per evidenti ragioni anagrafiche i partigiani ancora in vita sono meno di 10.000. Oggi Lampi sta tentando di fare una battaglia di parte, non difende più i valori dell'unità nazionale. Essere partigiani oggi significa in qualche maniera combattere perché il mondo non si fermi qui ma vada avanti. Non condivido tante cose di Renzi. Però se Renzi fa una proposta condivisibile, perché devo dire di no? Se Tattini insieme ai frondisti rivendica la libertà di voto, la dirigenza chiede agli iscritti di attenersi alla linea ufficiale. Lampi non è né un sindacato e neppure un partito politico. Volete votare sì? Va bene, votate sì. Però non dovete farmi propaganda contro. Mi lasci dire una cosa da partigiano. Renzi sta facendo questa riforma insieme ai fascisti. Questa nuova riforma costituzionale toglie alcuni paletti di sicurezza per la democrazia. Chiunque potrebbe approfittarne per andare a smantellare la Costituzione. Perché la riforma, per chi sul campo di battaglia c'è stato, è una minaccia ai valori su cui è costruita l'associazione. E quel compagno che mentre tirava gli ultimi respiri mi stringeva il braccio dicendomi non dimenticarti perché io sto morendo, perché sono i partigiani che hanno dato i loro morti per scriverla questa Costituzione. Sì,
Allora, Vittorio Feltri, non vorrei che fossimo annoverati anche noi nelle file dei renziani, ma dentro l'AMPI ci sono persone che la pensano in altro modo e noi ci siamo chiesti anche un po' se è normale che l'AMPI dia una linea ai suoi soci, nel senso che, per carità, i partigiani hanno tutto il nostro rispetto, la nostra ammirazione, ma forse, insomma, la libertà di voto e di fare quel che gli pare sarebbe una cosa giusta. Che dici? Ma dico che l'AMPI può dire tutto quello che vuole, può anche dire delle sciocchezze, comunque sono opinioni e tutte le opinioni sono legittime. Il problema è un altro, che il prossimo referendum non è un referendum abrogativo del Premier, come invece sta diventando, è un referendum sulle riforme. Queste riforme sono state proposte, sottoscritte e approvate anche da Berlusconi. Quindi poi Berlusconi ha cambiato idea, invece io sono rimasto, diciamo, sulla idea originaria di Berlusconi. E adesso mi dicono che sono renziano. No, io sono più berlusconiano di Berlusconi, che adesso si è allineato a Cuperlo. Quindi non so chi è andato a sinistra. È non lui sei neanche che andato è con a pranzo Cuperlo. Con Renzi, ho capito dal tuo editoriale di oggi. No, ma anche ieri sera, proprio sulla tua rete, c'era il consueto 8:30 con la signora Gruber e anche lì ho ribadito, e Travaglio mi ha dato atto perché è una persona seria e intelligente, che non è assolutamente vero che sono andato a pranzo con Renzi, che non conosco, non ho mai incontrato, non ho bevuto neanche un caffè, semplicemente io voto le riforme, non voto su Renzi. Allora, votiamo sulle riforme o su che cosa? Sarebbe incostituzionale trasformare un referendum confermativo in un referendum abrogativo del Premier. Io no, tutti che predicano la Costituzione più bella del mondo e poi se la buttano nella fogna la Costituzione. Direttore, ma io non riesco a capire. Allora, adesso arrivo. Ha citato Cuperlo Feltri, quindi voglio farvi vedere Cuperlo stamattina Omnibus cosa ha detto. Tra l'altro, questa storia del referendum abrogativo del Premier, vi ricordo che l'altro giorno il mitico Crozza ha detto: se voti sì al referendum, succede che ti tieni Renzi e scompare il Senato. Se voti no al referendum, scompare il Senato e tieni Renzi. E farvi capire a che punto siamo arrivati. Sentiamo Cuperlo. Il referendum costituzionale, vorrei che fosse almeno questo, tra di noi ce lo dicessimo. Il referendum costituzionale è il congresso del Partito Democratico, perché se si fa finta che non sia così, poi il giorno dopo si dirà: abbiamo ottenuto un grande risultato, è cambiato il quadro politico, è cambiato il contesto generale, adesso il PD va in quella direzione. Un partito che non sarà più facilmente contendibile come forse abbiamo immaginato potesse esserlo fino a qualche anno fa. Io penso molto semplicemente che se il vertice del mio partito condivide l'analisi, la fotografia, l'impostazione del senatore Verdini, semplicemente è morto il PD. E nasce un'altra cosa rispettabilissima, ma che non sarà il mio partito, perché io nella prospettiva del dopo vorrei una coalizione del centro-sinistra che si ricostruisce sulla base di valori, di un programma, di un rapporto con pezzi della società che non si riconoscono nelle parole del senatore Verdini. Allora, volete parlare tutti, quindi cerchiamo di essere brevi. No, Saltamartini, Maggi, D'Esposito ed Esposito, tutte le caratteristiche dell'Esposito. Che questo referendum sia diventato il plebiscito pro o contro Renzi, è Renzi che lo ha fatto diventare tale, perché, diciamo, è merito suo o demerito suo a secondo i punti di vista. Detto questo, io uscii dalla maggioranza di governo proprio sulle riforme, quindi mi sento dalla parte giusta votando no, addirittura passai all'opposizione, cosa rara in Parlamento, passare all'opposizione e non alla maggioranza, quindi io mi sento completamente alla parte. Quello che ha detto Cuperlo, purtroppo, è la fotografia di questo referendum. Questo referendum, a mio giudizio, per colpa di Renzi e per la totale distanza che ha Renzi nel rispettare le istituzioni, tanto più una riforma della Costituzione, della Carta della Costituzione, come ha dimostrato in Parlamento è diventato leader, il congresso del suo partito. È il congresso del Partito Democratico, di cui sinceramente a me, A come cittadina italiana, B anche come esponente politico di un partito di centrodestra che oggi sta all'opposizione, non me ne importa nulla. Io vorrei votare una riforma della Costituzione. Questa riforma, a mio giudizio, è sbagliata perché non elimina il Senato, ma gli cambia forma. Quindi non è vero che si riducono i costi della politica, non è vero che si riduce la cassa, come sta dicendo Renzi, si cambia semplicemente forma e soprattutto manca una cosa per me fondamentale, che era il presidenzialismo. Okay. Cosa che oggi c'è, perché Renzi in realtà si comporta come se fosse... L'ha fatto da solo il presidenzialismo, esatto. Renzi. Maggi.
Ma prima di dividerci in questo plebiscito, perché poi quello che Feltri chiama, no, il referendum abrogativo sul Premier è un plebiscito, è una guerra, un clima da guerra santa, e quindi evitare di entrare nel merito, perché è questo che inevitabilmente succederà. Questa è una non è una revisione. La revisione costituzionale, è stato citato in Audi prima, era pensata per interventi puntuali. E Einaudi disse in Assemblea Costituente: il meccanismo, la procedura di revisione costituzionale avrà successo se si farà una riforma alla volta, in modo che i cittadini capiscano di cosa si discute e possano votare con libertà di voto. La libertà di voto c'è quando io esprimo una volontà univoca. Se mi mettete in un quesitone il 40% della Costituzione, superamento del bicameralismo paritario, riforma del titolo quinto, abolizione del CNER, riforma dell'istituto referendario, modifica... È un guazzabuglio. No, ma soprattutto non è una procedura nel rispetto della Costituzione. Allora, l'errore chi l'ha fatto? Il Presidente della Camera e del Senato, che hanno consentito in un unico disegno di legge una riforma così ampia. Ora, come si fa? Noi ieri mattina, insieme al professore Lanchester, insieme a Mario Staderini, ma con il conforto di molti costituzionalisti, presidenti emeriti della Corte Costituzionale, abbiamo depositato dei quesiti per parti separate o quesiti parziali, perché così il cittadino deve poter scegliere. Votiamo, ora cosa certo. succederà? Succederà che l'Ufficio Centrale della Corte di Cassazione può sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale. A nostro avviso, procedere in questo modo è fuori dallo Stato di diritto costituzionale. Non si può dire un giorno che non si vuole il plebiscito e poi nei fatti fare il plebiscito. Esposito ed esposito. In realtà il direttore Feltri e Cooperlo, nel metodo politico, le loro cose coincidono, ma mi spiego subito. Il referendum di ottobre cambierà completamente il quadro politico. Feltri su un punto ha ragione. Berlusconi ha fatto tutto questo per ripicca, ancora non si capisce oggi perché lui prima ha fatto il Nazareno e poi perché gli hanno eletto Mattarella al posto di Giuliano Amato, tu Baratti il Quirinale per la Costituzione. Ma detto questo, noi a ottobre avremo comunque un evento che cambierà la storia politica di questo paese, perché se Renzi perde, ammesso e non concesso che sia un referendum abrogativo della persona di Renzi, Renzi manterrà la parola e andrà via. E quindi noi avremo un altro Partito Democratico, che non sappiamo ancora quale. Se Renzi invece vincerà e Cooperlo... Lo dice. Lui ha detto, io non voglio seguire Cooperlo. E Cooperlo dice, nascerà un'altra cosa. E noi avremo un panorama completamente diverso, dove bisogna fare i conti con la fine del berlusconismo. E in questo panorama ci sarà una destra, come la rappresenta Barbara Saltamartini, a indole diciamo più populista, ci sarà un centrodestra liberale che magari potrà poi in futuro anche allearsi col Partito Democratico. Allora, mi sembra un panorama esposito, chiarissimo. Ci dica lei che dentro il PD ci sta, al contrario di tutti noi, e ci spiega un po' come stanno le cose. No, ma intanto rispetto alla battuta di Cooperlo, che sarebbe bello se il referendum fosse il congresso del Partito Democratico, perché vorrebbe dire che il Partito Democratico rappresenta il 100% degli italiani. Purtroppo, anzi per fortuna dico io, abbiamo i voti, abbiamo il 30, il 32, il 35, poco importa, ma non rappresentiamo gli italiani, quindi questa torsione di Cooperlo mi sembra fuori luogo. No, io quello che però non riesco a capire è questo, cioè vogliamo discutere a ragione Maggi di merito, discutiamone, loro adesso hanno fatto questa istanza che la Cassazione valuterà e per fortuna questo è un paese che ha tutti gli equilibri per sì, però c'è una bella logica in quello che dice Maggi, no? Se mi fai votare 10 cose insieme finisce che io, come sempre, mi devo usurare il naso e votare però, quello che mi piace e quello che Mirta, non mi piace. Mirta, io sono, lo dico con grande franchezza, cioè noi abbiamo discusso negli ultimi, parlo per me perché è inutile che parli quando non c'ero, me lo ricordo io, negli ultimi 10 anni, di un paese immobile che non cambia, che non si riesce a fare una riforma, e ci siamo lamentati del bicameralismo per anni, abbiamo posto il problema di una deriva sbagliata delle regioni. Voi avete fatto, e ci sono trasmissioni che mettono in evidenza il disastro che c'è nei conti regionali. Bene, ne discutiamo, ne vogliamo discutere con serenità. Io vorrei sapere, in studio... Mi associo all'obiezione di Maggi. Come? Questi simpaticoni e le regioni che hanno fatto quello che hanno fatto, li vogliamo per forza mettere in Senato?
No, però mi perdonami Mirta, noi abbiamo detto che ricentralizziamo alcune cose, cioè mettiamo mano ad un sistema regionale senza togliere la potestà legislativa, ma proviamo a fare tesoro dell'esperienza. Allora io non ce l'ho con i singoli, è evidente che non ha funzionato da un punto di vista del rapporto tra Stato e Regioni alcuni meccanismi che erano istitutivi delle Regioni, ma possibile che non si può discutere di questo? Io voglio fare una domanda a chi è in studio, ma c'è qualcuno che è contrario al superamento del Senato e alla semplificazione legislativa? No, ma ci mancherebbe. No, ma io vorrei saperlo. Così, no. No, ma lo chiedo. Ma il problema è il modo con cui fanno. Santa Martini, sei contraria a chiudere il CNEL? Assolutamente no, ma il problema è allora un altro. Ecco, due, adesso due quesiti, non è che... Non sei contraria, però voti no, non riesco a capire di cosa stiamo parlando. Devo andare in pubblicità, poi torniamo. Come avete accentrato il potere di nuovo allo Stato? Allora, su questo se ne può discutere o no? Salta Martini, torniamo subito. Abbiamo discusso, abbiamo fatto sei letture in Parlamento. Ma io rimando pubblicità, perché non c'è il canone qui sulla sette, quindi mando tanta pubblicità. Pubblicità. Tornavo, era mezzanotte e un quarto. Come sono arrivata qui sotto per girare dietro di me? Uno con una Smart che ha sgommato a tre dita da me e la polizia che gli ha sparato. Ma come funziona sta roba? Sono queste le strade di Torbella Monaca, estrema periferia est di Roma. Siamo già stati qui, nei palazzi di proprietà del comune, costruiti negli anni Ottanta e abbandonati all'incuria. Ma qui ha mai funzionato qualcosa? All'inizio. Quando cominciano le occupazioni abusive? Hai distrutto tutto distrutto. Perché qua ci sono case occupate? Eccolo, uno degli spazi pubblici lasciato agli abusivi. Qui c'era un parco giochi per bambini e una ludoteca. L'ultima amministrazione lo ha chiuso. Oggi è occupato. Non c'è polizia qui intorno. Ma ogni tanto avevi una macchina, ma non è questo il problema. Se tu non inizi dalle piccole cose. Cioè che fanno i ragazzi giovani di Torbella Monaca? Niente, non fanno nulla, stanno sui muretti. Questi muretti, ai piedi delle torri, che sono un po' il simbolo del quartiere, sono soprattutto il luogo dello spaccio. Pusher e vedette, come testimoniato da queste immagini dei carabinieri, sono organizzati addirittura su turni di lavoro. Ancora più in basso, come in un girone dantesco, c'è il labirinto delle cantine e dei garage. Quindi da lassù ci piove. L'acqua scola dentro a queste vasche. Dalle vasche lei ha fatto il tubo che va giù al tombino lì. Questa sarebbe la sua cantina che lei non può utilizzare. Senza corrente. Sotto a noi c'è un piano tutto allagato. Tutto allagato. Acqua da piovana, ma ci sta pure la pugna, perché tempo fa si era rotta la pugna. Cemento armato purtroppo. C'ha 27 anni di durata, senza mia provvedimenti, non so che può succedere. Cioè, rischia di crollare tutto il palazzo? Quante famiglie abitano quassù? 56. Qui, nei sotterranei di una delle 15 torri, abbiamo trovato addirittura delle porte blindate, di quelle che sembrano altre abitazioni abusive. Qua ci abitano? Non so se ci abitano, però hanno fatto queste cavole e baracchi, ci sono qualcuno dentro a dormire, non so, che ne so. Questa è Torbella Monaca, un quartiere di Roma, un quartiere difficile, un quartiere importante, per farvi capire di cosa parliamo quando parliamo di amministrazione in questa città, perché poi ci siamo ore e ore a parlare delle liti fra i candidati, delle divisioni, e poi questa è la realtà che va governata. Barbara Saltamartina, l'ho interrotta, quindi... No, beh, stavo discutendo con Esposito di altro, poi credo che queste immagini invece ci riportino alla realtà, alla concretezza delle cose serie, dei problemi che vive la gente normale, diciamo, e forse credo sia più importante occuparsi di questo. Torbella Monaca, voglio dire, Mirta, due cose. Torbella Monaca è un quartiere che non doveva costruire, cioè non doveva essere costruito così, non doveva nascere così. Cioè quando negli anni Ottanta è stato fatto attraverso un piano regolatore, è stata creata quella zona, non si è guardato a nulla che non fosse semplicemente l'ennesima speculazione edilizia.
Allora, rispetto a questo... E Roma ne è piena. E Roma ne è piena perché... senza fogne, esatto, senza strade. I cosiddetti piani di zona, no? Che non sono mai stati completati, per cui si è dato la possibilità a costruttori, imprenditori, ditte, spero tutte che, diciamo, regolari, che ovviamente vincitrici di un appalto, di costruire senza preoccuparsi di quello che c'era intorno. Quindi sembrano delle vere e proprie cattedrali nel deserto, dove è inevitabile che poi spaccio, piccola criminalità, dispersione scolastica, occupazioni abusive, di cui Roma, ahimè, è piena, lì si alimentano e crescono. Allora, io dico una cosa, su alcune aree di Roma bisogna avere il coraggio, secondo me, di essere drastici, ossia o si buttano giù quei palazzi e si ricostruisce un ambiente urbano, e quindi edilizio, quindi di opere, diciamo, accessorie intorno, degne di chiamarsi tali, oppure quelle zone là rimarranno sempre così e anzi diventeranno sempre peggio. Cioè non si può pensare di risolvere il problema facendo piccoli interventi per risistemare qualcosa. Volevi dire, Fabrizio? No, io guardavo quelle immagini e mi sembrava di rivedere Scampia, Secondigliano, guarda, che siamo... Posso dirti, io che sono napoletano, penso la stessa cosa. Ma il punto, stiamo arrivando lì. Il punto vero è un altro. Saltamartini fa bene a dire, a mettere e a spostare anche l'attenzione sul passato. Però c'è un dettaglio che mi ha colpito. La signora sulla carrozzina che avete intervistato ha detto una cosa. Bisogna guardare i dettagli. I dettagli furono la ricetta di Rudolf Giuliani, nella cosiddetta tolleranza zero, che non voleva vedere per strada nemmeno una finestra con un vetro rotto. Cioè, di quelle immagini, responsabilità non colpisce l'assenza dello Stato. Perché io, Stato, non consento di spacciare a Scampia come a Torbella Monaca in quelle condizioni. Si è ritirato lo Stato da quelle zone. Io controllo il territorio, questo è il punto. Sono d'accordissimo, e questo appunto ci riporta tanti quartieri del sud. Cioè, lo Stato deve, io pago le tasse per ripristinare la legalità, poi mi si verrà a dire che non ci sono poliziotti, manca la benzina nelle auto e tante altre belle cose, ma la funzione dello Stato... Ma c'è una rinuncia. Ecco, abbiamo ricordato Pannella all'inizio, il liberalismo era questo, meno cioè lo Stato essenziale è questo qua, la garanzia della sicurezza per tutti. Maggi? Ma come Torbella Monaca ci sono altri quartieri ghetto, no? Pensiamo a Tor Sapienza, pensiamo a San Basilio, che sono già delle Scampia per certi versi. Che dice Elisabetta Corviale. Corviale, sì. Certo. Allora, lo Stato deve fare, deve assolvere i compiti dello Stato. Un'amministrazione comunale deve fare altro, perché qui poi spesso c'è questo vizio che è un po' di derivazione leghista, no? Che il sindaco sceriffo, il sindaco non c'ha poteri di ordine pubblico. A proposito di dettagli, no? Anche allora, la chiusura di un teatro, nel silenzio ma assoluto, certo, no? Ma anche con quei ragazzini buttati per strada, forse vuol dire qualcosa. Ricucire questi quartieri rispetto al resto della città. Questi sono luoghi che, da cui si impiegano un'ora e mezza per arrivare al centro di Roma. Per questo, per esempio, la mobilità pubblica, il trasporto pubblico è quello che in tutti i sondaggi i romani mettono come priorità assoluta. La questione delle occupazioni, l'emergenza abitativa a Roma in realtà è un'emergenza di legalità. Cioè, se fossero mandati via le 2.000 famiglie che occupano senza averne diritto, entrerebbero le 2.000 che stanno esatto, in fila e hanno diritto. E chi sta dentro le case è terrorizzato. Una signora ci raccontò che non andava a fare la spesa perché temeva che durante il periodo in cui lei stava a fare la spesa le occupavano la casa. Vittorio Feltri, che idea ti sei fatto su Roma? Come va a finire la partita su Roma? Ma io sono convinto che qualunque sarà il nuovo sindaco non riuscirà a combinare niente, perché ci sono pochi soldi e quei pochi se li sono già rubati le mafie, eccetera, eccetera, come abbiamo appreso dalle cronache degli ultimi anni. Pertanto mi sembra che si dia troppa importanza a queste prossime elezioni amministrative, ma lo stesso discorso vale per Milano, anche qui i soldi non ce ne sono, ormai siamo al verde, pertanto creare delle aspettative così importanti mi sembra un errore. E fra l'altro, per chi voti Roma, a Milano tu? Siccome io abito a Ponte Aranica, che è in Valle Brembana, non voto a Milano, e quindi è una domanda che non e ha se senso. Votassi, me lo vuoi dire, cosa voteresti? Intanto voterei Cappato, che è un mio amico, e poi se proprio radicale. Non potessi... Sì, radicale.
Però tra Sala e se la scelta fosse tra Sala e Parisi, sceglierei Parisi, perché Sala negli ultimi mesi ha inanellato una serie di gaffe talmente grosse che ha perduto, allora, questa secondo è una bella me, notizia, perché Vittorio Feltri è saldamente nel centrodestra, signori miei. Pubblicità, ci vediamo fra pochissimo con le news del TG. Alle 11:59, come sempre, ci colleghiamo col PD della 7, c'è con noi Cristina Fantoni. Ciao Cristina, buongiorno, ben trovata. La notizia del giorno, quali sono? Buongiorno Mirta, buongiorno a tutti voi. Ricominciamo un po' da dove eravamo ripartiti anche ieri, gli ultimi aggiornamenti sul volo scomparso dell'Egyptair con questo incubo terrorismo che prende corpo, anche se non ci sono conferme ufficiali, ci sono solo una serie di elementi che cominciano a mettersi uno dopo l'altro. È chiaro che si sta lavorando su diversi fronti, intanto nel cercare di capire chi c'era a bordo di quell'Airbus, 66 persone, adesso è chiaro che c'erano 30 egiziani, 15 francesi, un britannico, un belga, queste tre persone, agenti della sicurezza, naturalmente se si trattasse di un kamikaze, questa è una delle ipotesi, kamikaze che si sarebbe poi fatto esplodere a bordo, bisognerebbe lavorare molto e lo si sta facendo sull'identità dei passeggeri. Poi si cerca di capire anche chi ha messo le mani su quell'aereo prima di partire da Charles de Gaulle, questo è un volo che era passato in Eritrea, Tunisi, in Egitto, però anche lì, insomma, sono tutte zone in cui nel momento in cui l'aereo atterra nessuno dovrebbe arrivare, se non personale assolutamente autorizzato, ma qualcosa che non è andato ci potrebbe essere, c'è comunque cautela, non ci sono, dicevamo, informazioni ufficiali, anche perché il relitto sembra sia stato individuato, però ancora non ci sono le scatole nere, ci sono alcuni dati rilasciati dall'aereo prima di queste due virate che sembrano ormai quelle si accertate, e la scomparsa dai radar, due virate improvvise molto brusche, una forte perdita di quota. Questi sono gli elementi fin qui nelle mani degli inquirenti, con un clima di grande tensione che arriva nuovamente immediatamente a colpire dall'Egitto a Parigi, un asse che oltretutto purtroppo conosciamo bene rispetto agli ultimi mesi. Poi andremo ad aggiornare la commozione, la scomparsa di Marco Pannella, il racconto della persona, il racconto anche delle sue sfide, quelle sfide che ci accorgiamo forse tardivamente ora hanno cambiato e stanno ancora cambiando il nostro paese. Per quanto riguarda l'ultimo saluto, ci sarà un funerale laico domani, l'ultimo maggio, a Piazza Navona, domenica invece i funerali a Teramo. Ti dico già che domani mattina seguiremo in diretta con uno speciale proprio quest'ultimo maggio da Piazza Navona. E poi, a proposito di paese che cambia, arriva in mattinata l'ultimo rapporto dell'Istat, in questo caso l'istituto, in questo caso si dice che si fotografa il paese, lo diciamo noi in gergo giornalistico, l'istituto ha scelto di farlo analizzando le tendenze, le paure, i cambiamenti delle ultime cinque generazioni. Ci sono delle tendenze che emergono, sono quelle degli inseguimenti, le donne che continuano a inseguire una parità che ancora non c'è e i giovani che continuano a inseguire faticosamente un posto di lavoro. Parliamo spesso, ti ringrazio Cristina, noi ripartiamo invece dall'ossessione del telemarketing. Sapete bene, perché chiunque di voi sta a casa qualche ora al giorno, è perseguitato da telefonate ossessive dei call center, di compagnie telefoniche, di gestori di energia, di aziende di ogni tipo che ci tormentano con metodi non proprio trasparenti, tra l'altro. Ebbene, perché non ne possiamo più, abbiamo provato a capirci qualcosa in più e anche capire come difenderci. Partiamo dalla realtà. Pronto? Sì, pronto, sì, pronto, salve. Sto sì, parlando con il signor Trantino, piacere. I got this feeling. Gli italiani ne sono vittime da anni. A casa, al lavoro e sul cellulare, ovunque ci si trovi e in qualsiasi ora del giorno, si viene subissati dalle telefonate dei call center che cercano di vendere ogni tipo di bene o servizio. E con la liberalizzazione del mercato dell'energia e del telefono, la situazione è diventata insostenibile. Si chiama telemarketing, si rivela stalking telefonico. Ma i call center la chiamano mai? Sì, troppo, troppo. E lei cosa risponde? Chiudo, stacco. C'è una giapponese che telefona sempre, ma so anni che telefona. La risposta è no.
sembra che lo sappiano. Appena ci si siede a tavola, appena si inizia una riunione, appena si chiudono gli occhi per dormire, subito squilla il telefono. Sì, pronto, buongiorno, il signor Vincenzo. Sì. La stiamo chiamando perché è stato selezionato. Senta, ma lei cosa risponde? Che non c'è nessuno in casa, sono il domestico. Per esempio, cosa le chiedono? Di tutto e di più. Hanno stufato, un solo commento, hanno stufato. Mi spazientisco e anche dico anche delle grandi parolacce, se è per questo. 5 minuti si perdono per spiegare che no, quell'offerta vantaggiosissima non la vogliamo. E altri 2-3 squilli bastano per perdere la pazienza. Ci sono utenti che denunciano almeno 20 telefonate moleste al giorno. Spesso propongono delle cose che poi purtroppo non sono veritiere. Se uno sa scegliere prima, ma non c'è bisogno di eccessiva pubblicità, diciamo, telefonica. La fine diventa un po' un disturbo. Sembra che bisogna iscriversi su una lista e a quel punto poi non la chiamano più. Esasperati dall'operatore troppo insistente, ormai è diventato una persecuzione, più di 1.200.000 persone si sono già rivolte al registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito che permette di non essere contattati a scopi promozionali. Attenzione però, basta una firma di troppo in un qualsiasi modulo e tutto ricomincia da capo. Un attacco alla propria tranquillità che sembra non avere mai fine. Li odio. Come mai? Perché sono invadenti, perché non rispettano la privacy. Infatti io quando telefono ormai o mi do per morta o attacco. Allora, il dibattito sulla privacy è diventato proprio sull'abolizione delle province. Ne parliamo da decenni, firmiamo moduli a go-go e alla fine non capita mai nulla. Ne parliamo questa mattina con Rosario Trifiletti, che ci aiuterà a capire che Buongiorno. Strumenti e che difese abbiamo. Ne parliamo con Guido Crosetti. Buongiorno. Lo ringrazio per essere qui con noi, non fa più politica ma osserva la politica da un'altra posizione, quindi mi interessa molto. Dall'alto, da 2 metri. Dall'alto, sì, quello sì, l'ha sì. fatto sempre, anche sì, quando sì, stava sì, dentro, li guardava un po' dall'alto in basso. Collegato con noi da Genova, Sergio Cofferati, europarlamentare, nonché insomma storico leader della CGIL, ben trovato Cofferati. Buongiorno. Abbiamo, sì, è già arrivato anche il professor Galimberti, Umberto Galimberti, filosofo, docente di antropologia culturale, collegato con noi da Milano, ben trovato professore. Partiamo da Trifiletti. Trifiletti, come si fa a difendersi da questa ossessione, allora, del telemarketing? Bisogna fare un attimino, un passo indietro molto veloce per capire cosa è successo. In Italia c'era prima una sorta di diritto del cittadino a dire la sua rispetto a questa questione, cioè: io voglio essere disturbato perché voglio conoscere le offerte. Esatto, le offerte, il mercato, eccetera, eccetera, tante cose. Ma ero io, cittadino, che dicevo questo. E si chiamava il sistema del, diciamo così, dell'opt-in, un termine inglese, ormai si parla sempre in inglese, ma comunque. Questa, cioè, era, ci sto, lo traducerei, era traduco così, io un po' alla buona. Era così, io ci sto. Ecco, esatto, io ci sto, brava, io ci sto. Grazie. Come la maggior parte dei paesi europei, la maggior parte, perché non tutti hanno questo, avevano questo sistema e hanno questo sistema. Che è successo? Attorno al 2010-2011... si è ribaltato a 180 gradi la questione, e cioè adesso tutto è possibile, tutti possono telefonare, tutti possono disturbare, fare telemarketing molesto. E sono io molesto, che devo affermare io non ci sto. E sono io che devo dire non ci sto. Attraverso, avete spiegato molto bene, è inutile che lo spieghi ancora io, ma sì, lo sottolineo semmai, bisogna fare quello che è stato detto nel servizio. Attraverso i vari sistemi di comunicazione, mail, andare, una raccomandata e via, iscriversi al libro delle, diciamo così, delle opposizioni, al libro che io della non voglio, privacy. Che è che è gestito dalla Fondazione Bordoni. Ma per quale motivo? Perché poi scatta anche il meccanismo che, se ho posto la firma da qualche parte, anche la stessa iscrizione nel libro non vale più e ti disturbano comunque. Io ho fatto una liberatoria su una cosa e mi ritorno nel gorgo. Esattamente. E allora, poi avete visto il dato, 1.300.000, ma ci sono 40.000 abbonati ai vari telefoni, quindi 40 milioni di abbonati, quindi 1.300.000, ma già lo sapevamo, perché in Inghilterra, che vige questo sistema, la cosa appunto funziona, c'è anche lì il telemarketing molesto. Allora,
alla sua domanda rispondo semplificamente. In tutto questo, bisogna... che poi mandiamo a quel paese quelle poveretti che lavorano nei call center, esatto, fanno una vita d'inferno e uno se la prende con loro. Allora, ci sono due questioni, allora, molto rapidamente. La prima, perché c'è anche quello che avete detto, ma io lo amplifico. Guardate che molte persone anziane, alla sera, non rispondono neanche più al telefono, perché appunto sono questo cumulo di telefonate, eccetera, eccetera. Ma è rischioso, perché magari il telefono ha anche il fratello. Allora noi diciamo, guardate sempre il numero di telefono che vi arriva, si può capire se è una telefonata molesta o meno. Fatemi ma chiudo dicendo, guardate, c'è una proposta di legge, io credo che vada fatta. Bisogna ribaltare di nuovo, io devo se avere questo diritto. Se non autorizzo non mi rompi le scatole. Esattamente. Con tutta franchezza. Cofferati, che dice? Anche perché appunto tutto questo sistemone del telemarketing ha anche creato questi enormi call center, gente che ti chiama, tra l'altro ormai anche da molte altre parti del mondo, con accenti strani. Marocco, che dice Albania, Cofferati? Albania. Ah, io sono un utente telefonico fortunato, ricevo pochissime telefonate di questa natura, mentre invece il computer è invaso. Ci dica il segreto, a me mi perseguitano. Non lo so, non ho fatto nulla, la cosa è un po' singolare. Hanno non rispetto ho fatto di lei, meno male. Però me ne arrivano pochissime. La sua autorevolezza, Cofferati. No, non so la ragione, però le assicuro che invece per quanto riguarda il computer l'invasione è garantita. Non soltanto di offerte le più strane, ma anche di tentativi di frode abbastanza facili da individuare, per fortuna. Persone che ti scrivono chiedendo soldi perché sono rimasti in qualche parte del mondo senza risorse. Tra l'altro utilizzando nomi di persone che conosci, certo, dunque c'è una rete, non c'è soltanto una persona che agisce, perché c'è una struttura organizzata dietro. Lo si comprende dal fatto che mi scrive una persona che conosco, che però so che in quel momento non è alle Azzorre, ma è semplicemente a Ponte Decimo o a Moneglia. Dunque, io credo che ci sia bisogno di fare quello che diceva prima Rosario Trefiletti, cioè una legge che impedisce il libero accesso. Devi autorizzare la possibilità per soggetti terzi di chiamarti e di farti delle proposte, qualunque esse siano, di carattere commerciale. Insomma. Voglio sentire un momento perché diversamente il nostro alcuni, professore soprattutto di per gli antropologia anziani, culturale. Il rischio è molto consistente. Per chiedergli, secondo lui, che ci racconta, no? questa ossessione del piazzare prodotti, offerte, questo nostro essere anche così fragili, no? Rispetto a questo mercato che sembra anche un po' impazzito, un'offerta al giorno, una promozione al giorno. Il mercato è il male assoluto, dal mio punto di vista. Sì, professore, sì, il male assoluto. Ma che mi sta dicendo? No, nel senso che, scusa un momento, queste persone che sono lì al call center, lo sa che sono degli schiavi? La gente che riceve le telefonate sa che queste ragazze e questi ragazzi guadagnano 200 euro al mese? Sa che le telefonate le tirano in lungo perché se superano i 30 secondi guadagnano un centesimo? Queste sono le condizioni di schiavitù. Sono delle scimmie ammaestrate, come mi scriveva una volta una ragazza del call center. E allora queste forme di depersonalizzazione, deumanizzazione, vanno proibite per legge. Non si fa il telemarket al telefono, perché è un'apertura alla schiavitù. C'è ancora un comunista in questo paese, il professor Galimberti, va bene. Sì, però ha detto comunista. No, ha detto io. No, ma ci sono anch'io. No, se ha detto quello che ho capito bene, non uno, due. Due. Ci sono anch'io. Forse ti vuole scrivere pure Cofferati. Io mica mi vergogno. Anzi, Trinariciuto. Ci sono solo aperte le iscrizioni qui, Cofferati. Crosetto non si scrive sicuro, però. No, non mi scrivo sicuro, ma forse c'è una via di mezzo. Ma ha ragione il professor Galimberti. No. Beh, ha ragione, ma io sono Bisogna assolutamente convinto le che... condizioni. Una alla volta, mi scusi Cofferati, parla un attimo Crosetto, poi sono assolutamente convinto che abbia ragione nel fatto che non è tollerabile la schiavitù, ma tra gente che è pagata 200 euro al mese e invece dare condizioni di dignità a un lavoro che è, tra virgolette, un lavoro come un altro, ce ne passa, cioè nel senso che l'obbligo dello Stato è quello di non consentire che ci sia gente pagata un centesimo se supera i 30 secondi o che guadagni 200 euro al mese, ma che ci sia uno stipendio minimo
parametrato le ore che una persona fa, che faccia lo spazzino, che faccia il professore o che lavori in un call center, a me hanno insegnato nella mia provincia che il lavoro è lavoro e la dignità è nel lavoro, non nel tipo di lavoro che si fa. Per cui, guarda Emiliano Galli che ha fatto, è pazzo Emiliano. Fatemela vedere, una vignetta a Berlusconi che dice mi call center invece che mi consente. Ma pensi, pensi ricevere 20 telefonate con la voce di Berlusconi pure. Non sarebbe male, già, a Cofferati, allora, diamo il numero di Cofferati. Veniamo un'altra così piccola cosa, poi arrivo anche da Cofferati, però c'è qualcuno che ci dovrebbe proteggere da tutto questo, è l'Authority per la privacy, ma riesce a difenderci? Vediamo. Le attività svolte dai call center, quando non sono finalizzate alla semplice assistenza tecnica, sono per noi da ricondurre nell'ambito del più ampio fenomeno del telemarketing. Telemarketing selvaggio, perché la promozione o la vendita di servizi al telefono, diciamoci la verità, per la maggior parte delle persone è soprattutto una grande scocciatura. Per tutelarci dalle telefonate indesiderate ci sarebbe, tra le sue altre attività, proprio il garante della privacy con un registro operativo dal 2011 e pagato dagli operatori di telemarketing che dovrebbe mettere un freno alle chiamate selvagge. Vi è l'esposizione dei consumatori a campagne di marketing telefonico invadenti e aggressive, terreno sul quale l'autorità ha sempre mantenuto alta l'attenzione. Chi non vuole essere chiamato deve solo comunicare all'Authority il proprio numero di telefono, negando il consenso all'utilizzo a fini commerciali. Ma basta mettersi al riparo da tutte le telefonate indesiderate? In parte, perché il registro vale solo per i numeri di rete fissa, quindi non c'è limite alle telefonate ai cellulari. Gli italiani, nessuno ama essere chiamato, ma sono ancora pochissimi quelli che si sono iscritti al registro. Il primo dicembre 2015 erano meno di 1,5 milioni. E se sul web a vincere è l'ironia... Pronto? Signor Priello? Salve, buongiorno, sono Fabio della Teletom. Lei è il signor Priello, giusto? Come ha avuto questo numero? Abbiamo selezionata tra milioni di clienti per proporre un'offerta davvero vantaggiosa. Restando seri, viene invece da chiedersi se la tutela della privacy sia qualcosa in più dei lunghissimi moduli che ormai per qualsiasi cosa ci viene chiesto di compilare e firmare. Nel caso del registro, un escamotage codificato che per 1,5 milioni di utenze a cui non è possibile telefonare ne lascia decine di milioni in balia dei call center. Capito, è abbastanza complicato, è un lavoro praticamente, non farsi telefonare. È arrivato, ci ha raggiunti Michele Emiliano, presidente della regione Puglia. Trifiletti è un po' intimorito avere a fianco due uomini di un certo peso, caro Trifiletti. No, guarda, no, guarda no, come sei piccolo. No, 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 anche perché sono uomini che io stimo, quindi possono essere grandi, piccoli. Ma inquadrateli, inquadrateli tutti e tre insieme. Ti faccio fare solo una battuta però. Rispetto alla questione dei call center e le proposte Galimberti e poi giustamente riprese anche da Sergio Cofferati e via dicendo. Guardate che purtroppo non si risolverebbe così. È vero che c'è il problema dello schiavismo e della schiavitù, però il problema è che poi questi call center già oggi lo fanno, sono Marocco, Albania, sì, e via dicendo. Quindi si delocalizzerebbero. Ovviamente il anche problema Puglia, è quello di modificare in modo che lo stesso call center diventi effettivamente uno strumento importante di conoscenza commerciale, ma fatto con i sacrificismi. Allora, volevo dire una cosa dicendo su questa cosa, che appunto io ho fatto l'altro giorno un grande servizio su quelli di Almaviva, 1700 persone che finiscono sull'astrico in Sicilia, e li sta chiudendo il mercato, non li sta chiudendo una legge, quelle persone certo lì. Allora, Michele Emiliano, stiamo parlando del tema di come siamo assillati dalle televendite, dal telemarketing e dal fatto che però, faceva notare il professor Galimberti, ragazzi, ormai ci lavorano a tutte le età, che ci lavorano dentro sono praticamente i nuovi schiavi, lavorano per poche centinaia di euro, devono stare al telefono più di 30 secondi così hanno un centesimo in più, cioè è un modo di lavorare che fa veramente molta impressione. Io ovviamente, data la funzione che svolgo, ho una conoscenza diretta di molte realtà che sono diverse, devo dire. Non si può tirare
una conclusione uguale per tutti questi luoghi di lavoro. Ce ne sono alcuni, per esempio, dove il call center è dentro l'azienda che deve vendere il servizio. E in questo caso il call center, devo dire, ha una prospettiva diversa, perché tu puoi, dentro la tua azienda, partendo dall'esperienza che hai nel contattare il cliente, fare poi la tua carriera e arrivare, per esempio, in quelle aziende che vendono connessione, internet, puoi arrivare anche ad avere ruoli dirigenziali, e quindi hai una prospettiva normale e probabilmente proprio di molti lavori cominciare dalla gavetta e arrivare poi su. Ci sono invece dei call center che non hanno questa possibilità, perché servono altri clienti e quindi chiaramente saltano di commessa in commessa sempre più al ribasso. Devo dire che io, quando parlo bene del governo, sono credibile, ovviamente. Sì. Anche se ho visto che ha fatto pace con Renzi. No, adesso ne parliamo dopo, con calma, non confondiamo gli argomenti. E, devo dire che il governo ha inserito la cosiddetta clausola sociale, cioè oggi non puoi più competere con il concorrente togliendogli l'appalto, come è accaduto ad Almaviva, e poi diminuire il personale o gestire la commessa in funzione del prezzo che hai spuntato. C'è una clausola sociale, cioè devi riassumere tutte le persone, possibilmente con lo stesso orario di lavoro. Questo ha civilizzato un po' questo quella mondo. Situazione obiettivamente durissima, però, che i ragazzi e le ragazze di tutte le età allora, vivono lavorando Emiliano, in questi qua luoghi. Siamo curiosi come scimmie, quindi nel momento ci deve spiegare che è successo con Renzi, perché sulle trivelle io sono stata testimone oculare di uno scontro durissimo. Dopodiché l'altro giorno leggo una sua intervista in cui dice ci siamo rivisti, la ruggine personale è venuta meno, io sono giustamente un'istituzione, devo parlare con il nostro premier con serenità. Allora io ci provo, anche se non è facile, perché capisco che per come viene rappresentata la politica è chiaro che un bello scontro permanente è sempre meglio di niente. Allora, durante la questione trivelle noi abbiamo avuto un confronto politico rispetto al quale io non mi sento di fare neanche mezzo passo indietro, cioè sono contentissimo di aver tenuto quella posizione e sono convinto che il governo ha commesso una serie di errori molto gravi che poi alla fine sono stati contenuti nei loro effetti negativi dall'iniziativa referendaria delle regioni e devo dire da un grande movimento popolare che ha fatto il suo dovere, perché questa cosa nulla di personale, perché invece aveva un po' personalizzato Renzi. Quando il referendum è arrivato al quorum praticamente ha parlato solo di lei quel giorno lì, io mi ricordo. Sì, così. Però io ho fatto il giocatore di basket, ho fatto il magistrato, ho fatto il sindaco e non ho mai personalizzato. Cioè può succedere durante una trattativa sindacale, va, che come una bella partita, dice lei. Come poi può succedere con i consumatori, uno se ne dice di tutti i colori, però poi che c'entra? La questione personale è un'altra storia. Dopodiché l'altro giorno il Presidente del Consiglio è venuto ha fatto un blitz, perché è arrivato all'improvviso, noi l'abbiamo saputo qualche ora prima, ha firmato con la città di Bari il patto per l'allocazione dei fondi e io sono andato a salutarlo, come è nelle regole del cerimoniale. Devo dire che siccome c'è stato un momento anche di colloquio personale dove penso di aver capito che il Presidente non ha conservato alcuna accredine nei miei confronti dal punto di vista personale, io penso che questo sia un fatto positivo, giusto. Ottimo. E per certi versi doveroso. Dopodiché lui rimane sulle sue posizioni e io sulle mie. Allora, adesso le faccio vedere un pezzo sulla Banca Etruria e poi mi dirà cosa ne pensa e forse litigherà di nuovo con Renzi, però ho problemi che io non mi posso porre. Vediamo cosa succede in Banca Etruria. Abbiamo subito insulti, uova, strilli. E su di noi si è scaricata la giusta rabbia dei risparmiatori. Siamo ad Arezzo, nella sede storica di quella che era Banca Etruria, una banca che tutti definiscono del territorio, quel territorio che oggi si sente tradito. La vecchia banca ha fatto per questi territori tanto per la crescita delle famiglie e la crescita delle imprese. Ci sono stati 5 anni o 6 anni che invece hanno distrutto
tutto quello che era stato fatto. È chiaro che le persone si fidavano e facevano bene a fidarsi. C'era stato detto che tutto andava bene. Insomma, nessuno fra i bancari immaginava che la banca potesse fallire, tanto che a comprare quelle obbligazioni subordinate finite in fumo sono stati anche 500 dipendenti. Chiaro che ci siamo, c'è grande delusione, oltre che preoccupazione. Il marcio di Banca Etruria è finito in una bad bank. La parte sana è finita nella nuova Banca Etruria, che prova a scrollarsi di dosso questo pesantissimo passato. Si riparte da una cicogna come simbolo di crescita, di cura, ma anche con un altro compito. Che pulisce il territorio dalle serpi. Il che non è male, eh? Così si moltiplicano le iniziative per colmare la crisi di sfiducia che ha portato alla fuga del 4-5% dei correntisti. Io direi momentaneamente allontanati, perché il lavoro è quello di farli ritornare in quella che credo fosse la loro banca. Questo è uno dei cavò di Nuova Banca Etruria. Nuova Banca Etruria è anche e soprattutto la seconda banca dell'oro in Italia, dopo Banca Italia. Questo vale, la quotazione attuale, circa 36.000 euro. Queste sono più note come le cosiddette barre standard, le valgono circa 450.000 euro. E su questo fronte nessuna perdita di fiducia. Qualsiasi situazione la banca si potesse anche trovare, diciamo così, l'oro è comunque di proprietà del cliente e di fatto, diciamo, si esenta da qualsiasi tipo di rischio, se non quelli dell'oscillazione del prezzo del mercato. E ora non rimane che un grosso punto interrogativo su chi comprerà la nuova banca. Se la comprano i fondi di investimento internazionali, che sono altamente speculativi. Bisogna avere fiducia, insomma. Mi direte che sono ingenua, ma vendere qualche lingottino per ridare i soldi a quei poveretti che hanno perso tutto? No, la stupidaggine. Allora, noi abbiamo fatto diverse manifestazioni davanti a Montecitorio, Banca d'Italia, Consob, Ministero dell'Economia. Qualche passo in avanti c'è stato, perché adesso si aprono in maniera ancora insufficiente, ma noi diciamo celermente bisogna fare, ristorare i risparmiatori. Adesso c'è il doppio binario, c'è quello automatico fino all'80%, noi abbiamo detto no, se è un raggiro e una truffa è il 100%, e poi c'è anche l'arbitrato e via dicendo. Quindi passi in avanti li abbiamo fatti. In ritardo, perché l'abbiamo detto subito, del 23 giorno dopo di quando è stato azzerato il risparmio di questi cittadini. Io poi, presuntuosamente, ma poi oggettivamente, noi abbiamo migliaia e migliaia di questi cittadini che hanno affidato le loro sorti del ristoro per il risparmio azzerato. Guardate, ci sono due problemi fondamentali. Il primo, che travalica anche la stessa questione degli 11.000, anzi sarebbero 100.000 quelli coinvolti, ma 11.000 delle subordinate, delle cosiddette obbligazioni subordinate. La prima, è stato dato un segnale al Paese che il risparmio può essere azzerato dalla sera alla mattina. Risparmio di una vita! Segnale di sfiducia. Di una vita! Certo. La seconda, così poi sentiamo anche gli altri. La seconda, è stato detto nel servizio, anche qui molto bello, il depauperamento del territorio. Guardate che sono milioni di euro che sono andati in fumo in territori specifici, allora, dove per esempio ci sono anche settori importanti come quello... Voglio sentire un parere di Emiliano e di Cofferati. Come l'ha gestita il governo questa partita, Emiliano? Ma qui praticamente credo che sia andata più o meno così. E molte banche piccole in Italia si comportano in questa maniera. Tu vai a chiedere un mutuo per un qualunque motivo, aziendale, la casa, eccetera, eccetera. Ti dicono benissimo, però devi comprare un po' di azioni della nostra banca. Quindi ti fanno fare un'operazione teoricamente rischiosa, perché comprare azioni è un'operazione rischiosa, bisogna che i cittadini lo sappiano, però ti dicono, guarda, non è una grossa cifra. Siamo noi, siamo qui da sempre, di cosa stiamo parlando? Peraltro se non ci compri le azioni è difficile che il consiglio di amministrazione ti dia il mutuo, quindi è come se fosse una pratica, quindi 5, 6 mila, 7 mila euro, però in qualche caso, per esempio, alcune banche hanno fatto ricapitalizzazioni grossissime, sostenendo che avrebbero avuto grandi utili, e quindi hanno rastrellato il risparmio di intere province o regioni per ricapitalizzarsi, salvo poi nel giro di qualche anno accorgersi che l'azione aveva perso più della metà del suo valore e bruciando quindi il risparmio degli azionisti,
non più dei correntisti. Posso. Quindi è una cosa pesantissima, dalla quale ovviamente si sta tentando di venire fuori, ma i buoi sono scappati. Cioè, in ogni caso, bisognava partire prima persone, e i controlli non hanno tanto funzionato, diciamoci la verità. Assolutamente non hanno funzionato, perché non era difficile sapere una cosa del genere, visto che, almeno per esempio nel nostro territorio, questa pratica è molto diffusa, era molto diffusa, e bisogna controllare le banche. Allora, voglio sentire Cofferati e poi Crosetto. Non succede una cosa del genere. Cofferati. C'è una ferita che ancora non è stata per nulla né curata né rimarginata. E ha degli effetti politici e sociali molto pesanti, perché il danno delle persone che hanno portato lì i loro risparmi e li hanno visti svanire rimane. L'ha gestita male il governo, la faccenda, secondo lei? Vediamo. Ma il governo non ha fatto nulla verso i soggetti che avevano il dovere di sorvegliare, e questo è un problema. È un comportamento, secondo me, sbagliato, perché non basta risarcire, e ancora non è stato fatto. Ma bisogna poi soprattutto chiedere conto a chi ha consentito che ci fosse una pratica di questa natura. Voglio dire che anche affermare, come ho sentito, che chi lavorava in queste banche non si è reso conto di nulla, non è credibile. Via, che uno non sappia cosa succede nel luogo dove lavora, è cosa priva di fondamento. Non ci crede. Poi credo che ci sia un comportamento che va affrontato e cancellato. Tu non puoi dire a uno che viene in banca a chiedere un mutuo, te lo do se compri anche delle azioni oppure dei titoli che ti offro io. Il mutuo me lo dai o non me lo dai se io sono solvente, se sono in grado di garantirti il ritorno di questo mutuo. Punto. Il resto è una pratica diffusa, ma non solo sbagliata, ma come abbiamo visto assai pericolosa, che rende il cliente un soggetto debole, che alla fine viene strumentalizzato per fini che lui neanche può immaginare. È allora, così. Bisogna rimettere in fila queste cose, Crosetto, risarcire le persone che sono state colpite, far sì che ci siano regole diversissime da quelle che abbiamo sentito descrivere ancora adesso, e chiedere conto a chi aveva il compito di sorvegliare e non lo ha mai fatto. Sorveglianza non è soltanto guardare i conti di una banca, chiedere conto dei comportamenti, perché anche la dimensione etica nel proprio rapporto tra chi ha in questo caso le risorse e chi le chiede, perché è debole, è fondamentale. Crosetto. Intanto bisogna capire perché le banche hanno fatto questo, no? Cioè, le banche, tutte le banche italiane, o aumentavano il capitale o emettevano obbligazioni, perché la BCE ha chiesto praticamente a tutto il sistema bancario italiano di ricapitalizzarsi, vietando di farlo con soldi pubblici come hanno fatto i tedeschi, no? Cioè, dopo che i tedeschi sono sistemati con soldi pubblici, è stato chiesto a tutti gli altri paesi europei di ricapitalizzare il sistema bancario. Le banche, siccome non trovavano nessuno che aumentasse il capitale, hanno tutte, che più che meno, sia quelle sane sia quelle meno sane, emesso obbligazioni. E hanno venduto obbligazioni ai clienti come si vendono le patate, cioè un tanto al chilo, senza sapere se davanti avevano il commercialista o quello abituato a giocare in borsa, anzi, sfruttando la vecchietta che si fida di quello che gli vende una cosa, dicendo questa è sicura. E questo è un problema che obbliga il governo a intervenire, perché non ha senso che una vecchietta si è fidata di un'istituzione bancaria e ci ha rimesso tutto quello che aveva. Quindi ha sbagliato il governo a non farlo subito, è arrivato in ritardo, meglio tardi che mai, dall'80 manca ancora il 20, ma sono convinto che lo faranno, perché altrimenti il segnale sarebbe deflagrante per tutti gli italiani, perché voglio vedere se tutti si prendono paura di mettere i soldi in banca, cosa succede, o di sottoscrivere un'obbligazione, succede il giorno dopo al sistema bancario. E poi c'è un altro problema, che non dipende però dal governo, e anch'io come Emiliano non posso essere tacciato di essere di parte, perché c'è un problema che si chiama Banca d'Italia e si chiama Consob. Perché io sento il governatore della Banca d'Italia che pontifica tutti i giorni, ma ci sono migliaia di persone, tra l'altro con gli stipendi più elevati che esistano nella pubblica amministrazione, che stanno in Banca d'Italia, non hanno neanche più le competenze che avevano una volta, perché adesso le ha la BCE, quindi hanno come compito quello di controllare le banche, fanno delle visite mensili, perché non se ne sono accorte? Perché lì è molto chiaro, non è che una sola... Non è che un attimo, vi fermo. Una banca non fallisce perché
si sono messi in tasca i soldi gli amministratori. Fallisce perché evidentemente hanno dato dei soldi a qualcuno che non li restituisce più. Però quando andiamo noi ci casi. Chiedono a garanzia anche la cuccia del cane, allora, ci chiedono parlare, qualunque cosa, come mai li hanno dati a quelli? Vadano a vedere quello. Il problema delle certezze che vengono meno è un grande problema in questo paese. Le case, le banche che si prendono le case, ne abbiamo parlato spesso. Vi porto in Sardegna dove c'è una, per raccontarvi la storia di Umberto, un disabile della sua famiglia, che hanno avuto un'ipoteca sulla casa, sono stati sfrattati, ora vorrebbero ricomprarla, ma non è così semplice. Guardate. Avevamo intanto creato un suo habitat per vivere tutti i giorni, aveva la sua musica, aveva la sua luce, una finestra dove entrava sole, mentre qui purtroppo non c'è neanche una finestra. Annalisa Floris è la mamma di Umberto, un ragazzo costretto sulla sedia a rotelle da quando è nato. Insieme vivevano in una casa costruita a misura di disabile alla periferia di Santa Giusta, in provincia di Oristano. La crisi ha messo in difficoltà l'azienda di famiglia, la banca ha posto un'ipoteca e ha messo all'asta tutti i beni. Umberto e sua madre si sono ritrovati fuori dalla loro casa, hanno trovato ospitalità temporanea, ma la vita è diventata molto difficile. Facciamo di tutto perché possa non rendersi conto della situazione. Continuiamo a giocare, continuo a vedere persone positive, allegre. Tra qualche giorno la casa di famiglia sarà venduta all'asta e i fratelli di Umberto tentano di ricomprare la villetta. Hanno i soldi e per questo sperano che nessun altro faccia un'offerta. Allora dare la possibilità a Umberto di tornare lì. La speranza è che nessuno vada a speculare sulla casa di un disabile. È chiaro che la speranza c'è, però non si sa mai come vanno queste cose. Questa è la villetta in vendita. Giuseppe Floris, il papà di Umberto, l'aveva costruita per rendere a suo figlio la vita più semplice. Lui era un commerciante e da un giorno all'altro si è trovato in crisi. Poi sono scattati i pignoramenti ed è arrivato l'ufficiale giudiziario. Giuseppe è morto. Poco dopo il figlio e la moglie sono stati sfrattati. Alla battaglia per restituire a Umberto la sua casa e un po' di serenità in più, qui partecipa tutto il paese, compreso il sindaco che in tutti i modi aveva provato a fermare l'ufficiale giudiziario. La casa ha avuto delle deroghe agli indici edilizi e urbanistici per favorire proprio la vivibilità del disabile. Se la casa dovesse essere acquisita da altre persone, dovremmo verificare se bisognerà e demolirla. Cosa significherebbe per voi riuscire a tornare in quella casa? Non so, ho tutti i ricordi della mia giovinezza e non so cosa dirle. È una questione di vita. Sì, per me sì. È una storia che dà i brividi questa, perché sappiamo bene che vivere con un disabile tutti i giorni è una cosa molto difficile, per una famiglia è un grande peso e anche una grande gioia, perché poi ci raccontano tante persone che hanno queste situazioni in casa di quanto poi invece i rapporti d'amore siano forti. Però insomma, quella è una donna che ha vissuto una vita difficile, l'idea che adesso deve stare fuori da casa sua, prova a ricomprarsi quella villetta, non è certa di riuscirci, è veramente una cosa che ci mette i brividi. Ma con le nuove norme che stanno per essere immesse nel mercato, ma questi casi moltiplicheranno in maniera incredibile. Adesso c'è una norma che prevede, addirittura prima ne prevedeva 7, adesso ne prevede 18, ma comunque prevede che le banche possono prendersi la casa senza più il passaggio da giudice, da chi analizza esattamente il perché, il per come sono successe queste cose. Ora, si va proprio nella direzione opposta di quello che quelle brave persone che si stanno, appunto, la cittadinanza che si raccoglie intorno. Allora, a questo punto, io dico, norme di legge così devono essere cassate, devono essere cancellate, vanno contro soprattutto gli interessi dei cittadini e vanno sempre a favore, me lo faccia dire. Io non ne posso più, sto diventando monomaniaco. Vanno a favore delle banche, ancora una volta una legge a favore delle banche. Emiliano. Allora, io oggi onestamente, dal punto di vista proprio visto che siamo in un comune che si chiama Santa Giusta, che è
Io avrei detto anche il nome della banca che ha fatto una cosa del genere, perché devo dire è un comportamento ignobile. Forse lo potremmo farcelo dire dal nostro inviato Pinna, no? Sarebbe una buona idea, io sono d'accordo con Emiliano. Avere un diritto non significa avere l'obbligo di esercitarlo, cioè una banca di fronte a una situazione come quella avrebbe potuto dire: capisco che quello è un oggetto particolare che ha caratteristiche uniche, derogatorie addirittura alle norme edilizie ordinarie. Il sindaco ha lanciato un messaggio ai potenziali acquirenti: se la comprate e non siete disabili come il signore che la abita, vi devo ridurre tutti i volumi che sono stati aggiunti a causa della disabilità. E ha fatto bene a precisarlo, e mi fa piacere che il sindaco sia al fianco di quella famiglia in questa battaglia. Però, ripeto, le banche non sono un fine, sono uno strumento, servono a tenere insieme i soldi della comunità per consentire a chi ha delle idee o delle necessità di utilizzare i soldi degli altri per realizzare altre idee utili alla comunità. Invece a questo punto sono diventate lo scopo del gioco e ci ricattano, perché per esempio in Puglia, so che parleremo anche di questo oggi, per esempio quanti soldi le banche hanno dato all'Ilva di Taranto? E ne parleremo, assolutamente. E quanto incide questa valutazione su quello che dovremo fare a tutela dell'industria nazionale, ma mi permetta, soprattutto della salute dei miei concittadini? Cioè non è che per caso qualcuno sta tentando di salvare quell'impresa a tutti i costi, non perché sia indispensabile, ma perché se quella allora ora ci arriviamo, mi faccia sentire Galimberti, arriviamo all'Ilva, pochissimo all'Ilva. Galimberti, mi dica una cosa, secondo lei una società in cui viviamo, come dice Trefiletti, sono le banche ad essere diventate troppo potenti, appunto, essere diventate il fine e non il mezzo per far vivere meglio una comunità? Ma due cose vanno dette. Primo, il disastro è cominciato quando le banche sono diventate istituti privati. E il privato fa business, fa profitto, non fa assistenza, non si occupa dell'umanità, si occupa dell'accumulo del denaro. E dal giorno che le banche sono diventate enti privati si fa profitto, punto e a capo. Il problema è stato lì, il guaio delle banche è cominciato lì, cioè il guaio dei concorrenti. Inoltre la gente si rapporta alla banca non come a degli istituti privati, ma come un credente si rapporta alla chiesa, un malato si rapporta a un ospedale, cioè con fiducia. È vero, ma il problema ragione, è che non devono più ragione. Averla questa fiducia. Non devono più averla, perché le banche sono istituti privati che guardano il profitto, non guardano la disabilità, non guardano l'umanità, non guardano la sofferenza, non guardano il bisogno, guardano i soldi. Tutto ciò è perfettamente coerente col sistema europeo, dove la politica non conta quasi più niente, perché le decisioni sono prese a livello economico. La politica non è più il luogo della decisione, come diceva Platone. Per decidere si guarda l'economia. E allora se il denaro è diventato il generatore simbolico di tutti i valori, di che cosa ci meravigliamo? Giusto, allora, pubblicità molto interessante, ragionamento del professor Galimberti. Andiamo in pubblicità e torniamo fra pochissimo. Parliamo anche naturalmente di Ilva, che è un grandissimo tema per il nostro paese, non solo per la Puglia. Mambo italiano. Mambo italiano. Sarà circa un paio di chilometri in linea d'aria, fra un chilometro e mezzo, massimo due. In una giornata limpida come quella di oggi si vede, si nota ancora di più la vicinanza fra questa azienda e quello stabilimento. Ce l'ho quasi dentro casa. Vincenzo è un ex allevatore. L'inquinamento gli ha portato via tutto. Le sue 600 pecore sono state abbattute per i livelli di diossina nelle carni e ha dovuto chiudere l'azienda casearia. Il giorno dopo avremmo dovuto abbandonare questa terra e provare a ricominciare da qualche altra parte. Quindi anche se avessimo voluto vendere questa azienda, chi se la sarebbe comprata un'azienda con i terreni contaminati? Vincenzo è una delle 1000 parti civili nel maxi processo Ilva per disastro ambientale ed è tra i firmatari del ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, che ha messo sotto processo l'Italia per non aver tutelato la salute dei tarantini. Anche Pierluigi ha firmato. Molti dei suoi parenti si sono ammalati di tumore. Il mio padre, che è morto di una patologia molto grave a livello polmonare. Poi ho avuto mia nonna, che ha combattuto per 10 anni con un tumore all'utero. La decisione da Strasburgo è arrivata all'avvio del processo dopo lungaggini e rinvii e ha dato speranza a chi è in attesa di giustizia. Io ho dei figli e sinceramente vorrei che vivessero in un ambiente salubre. Nel quartiere Tamburi, che confina con lo stabilimento industriale, secondo le perizie si conta un malato di tumore ogni 18 abitanti. Ho perso un marito con i tumori degli amici. Si respira
aria malsana. Quelle sono, quelle in fondo sono le ultime case del quartiere Tamburi e poi a ridosso subito la fabbrica. Da anni si convive con le emissioni e con la polvere di ferro che si deposita dappertutto. Lo sanno bene Giuseppe e Antonio, che abitano qui. Questa è tutta polvere, questo è tutto minerale. E tutto questo rossato qui? Ci sono dei giorni in cui praticamente c'è una puzza notevole per cui non riusciamo nemmeno a respirare bene. Se le troviamo per strada, figuriamoci quello che abbiamo nei polmoni. Noi comunque ci sentiamo impotenti. Dopo un lungo commissariamento, il colosso siderurgico è in vendita. I 12.000 operai rimasti, nonostante i rischi, vogliono conservare il posto di lavoro. Non c'è più niente fuori di questo. La chiusura della fabbrica sarebbe una sconfitta per la città, l'ennesima sconfitta per la città. E senza di questo noi non sapremo cosa fare. Allora, il 17 maggio la Corte dei diritti umani di Strasburgo ha aperto un procedimento nei confronti del governo italiano a seguito dell'accusa di 182 cittadini di Taranto che dicono che il governo non ha agito per difendere la loro salute. Questa è la situazione al momento. Emiliano, che si fa? Perché è una situazione veramente tragica questa. Innanzitutto provo a spiegare tecnicamente che cosa è successo, se può essere utile. Allora, la magistratura italiana ha fatto il suo dovere e sta processando i proprietari dell'ILVA perché essi hanno emesso nell'atmosfera quantitativi di sostanze nocive, in particolare di diossina, che sono entrati nella catena alimentare e Fornaro lo ha confermato, il proprietario delle pecore, certo, al punto da contestare agli imputati il reato di avvelenamento di sostanze alimentari, 439 codice penale. Sostanzialmente è di competenza della Corte d'Assise, è un reato che se provoca la morte di qualcuno determina l'applicazione della pena dell'ergastolo, cioè non stiamo parlando di un reato ambientale, stiamo parlando di un reato gravissimo. Di omicidio sostanzialmente. Strage, è paragonabile alla strage, neanche, perché non è un omicidio singolo, sono più omicidi. Naturalmente, siccome i magistrati hanno sequestrato la fabbrica, perché ovviamente se una mitragliatrice spara, i magistrati la devono sequestrare per evitare che spari. E il governo ha detto no, purtroppo questa mitragliatrice è strategica per l'economia italiana, quindi nel frattempo che la carichiamo con i proiettili di gomma che sono teoricamente inoffensivi, anche se i proiettili di gomma possono far molto male anche, ma comunque allo stato questo cambiamento della fabbrica non si è ancora verificato. Comunque nel frattempo che noi rendiamo inoffensiva la fabbrica deve continuare a lavorare. E hanno emesso 8 decreti, quindi 8 leggi, che hanno bloccato i magistrati, nella sostanza. Quindi la fabbrica è sotto sequestro, ma continua a lavorare. Addirittura, persino con riferimento agli infortuni sul lavoro, c'è un decreto specifico che dice, anche se la fabbrica fosse pericolosa dal punto di vista strutturale, siccome è strategica, deve continuare a lavorare. Deve continuare a lavorare. Quindi i magistrati non possono sequestrarla. È chiaro che l'Alta Corte di Giustizia di Strasburgo non poteva fare altro che aprire la procedura. La stessa Corte Costituzionale italiana, che dovete immaginare la faccia di quei magistrati quando si sono trovati di fronte a una situazione del genere, ha detto va bene, purché voi rispettiate i termini previsti dallo stesso decreto di riconversione della fabbrica. Voglio sentire un commento. Ma i termini di sono stati allungati da tanti altri decreti e la fabbrica non è ancora riambientalizzata. Commento di Sergio Cofferati, questa è una questione enorme che riguarda naturalmente la Puglia di Emiliano, ma che riguarda tutto il paese, che insomma riguarda anche una cosa profondissima, che è il rapporto tra salute e lavoro, perché è uno dei grandi temi che si è naturalmente agitato in questa fase per dire che bisogna tenere aperta la fabbrica, sono i posti di lavoro. Ma i posti di lavoro possono costare vite umane? Il problema è un problema enorme, difficilissimo da risolvere, però io credo che dalla vicenda di Taranto occorra anche produrre qualche novità sul piano dei comportamenti. Una fabbrica che inquina non deve essere fatta funzionare. E lo sforzo che fa la comunità, voglio dire le istituzioni... Quindi andrebbe chiusa l'ILVA, secondo lei, Cofferati? No, andrebbe tenuta aperta per non produrre, ma per cambiare le modalità della produzione e renderla compatibile col territorio. Se io devo investire delle risorse di fronte ad un disastro acclarato come quello di Taranto, queste risorse
se l'attività di Taranto è un'attività importante per il futuro della mia economia, le devo indirizzare in primo luogo a risanare. Quella fabbrica deve riprendere a produrre quando è in sicurezza e non inquina più. E nel frattempo devo assistere le persone che sono coinvolte, anche se sono tantissime. Vale per Taranto, dove ci sono 12.000 lavoratori, forse di più perché c'è anche l'indotto, come vale per qualsiasi insediamento. Noi non possiamo, in virtù del valore che ha un insediamento produttivo, far sì che ci sia una fase intermedia come quella che appunto l'Europa sanziona, dove tu produci perché consideri quel settore importante, poi è così importante che adesso lo vuoi vendere, ma insomma questo è un altro ragionamento, e nel mentre quella produzione continua. Sì, c'è anche questo piccolo particolare in effetti nella vicenda, che non torna tanto. Non è ancora stato fatto. Sì, c'è qualche prego, contraddizione, Crosetto. Ma insomma poi si può parlare anche di questo. Però credo che la priorità assoluta sia quella di risanare e dunque di non produrre in condizioni inquinanti e nel frattempo allora, di spendere. Però, certo, un minuto per Crosetto e poi devo andare in pubblicità. Anche meno. Legittima dirità. Anche meno. Così, il dubbio è migliore. La domanda è una sola. Mi pare che dietro le parole di Emiliano ci sia anche una risposta. È risanabile o no? Perché il problema è la porsi, no? Questa fabbrica è possibile portarla in condizioni di non uccidere o no? Però, perché ho il dubbio Emiliano, che essendo allora. una fabbrica che ha, non so, 50, 60, 70 anni e si è costruita pezzo dopo pezzo, probabilmente bisognerebbe farne un ex novo. Dopo la pubblicità vuole rispondere Emiliano. Ai tempi televisivi, governatore Emiliano, bravo. Ha una battuta che vorrei fare anche io, non può anche rispondere. Dopo la pubblicità. Ma anche qui è sempre il solito problema. Emiliano non va a pubblicità e lei non vuole mandare pubblicità. Assolutamente sì, qua, l'anima del commercio. Pubblicità e meteo. Allora, fanno conversazione i miei ospiti. Nel frattempo è arrivato Paolo Sottocorona, c'è cioè il nostro meteo. Questo weekend ce la potremmo anche cavare, Paolo, se ho capito bene. Un po' stretti. Io speriamo che me la cavo. Un po' stretti, però secondo me ci entriamo. Allora, intanto vediamo questa mattina ancora al sud le nuvole e i temporali che ieri hanno attraversato l'Italia, prendendo anche Roma, fra l'altro. Guardate fra le 7 e le 12 come si sposta ulteriormente questa nuvolosità, si allontana ancora per oggi al sud, qualche pioggia e qualche temporale c'è, però il resto dell'Italia, vedete, specie sul versante tirrenico, comincia a essere pulita. Allora, vediamo, perché si vede bene con queste carte, la prima è delle piogge previste per la giornata di oggi, ancora vedete c'erano sul medio Adriatico, al sud, ancora piogge, ma direi che gran parte l'abbiamo già scontata in queste prime 12 ore. Il maltempo che si allontana verso est, le schiarite al nord e sul medio versante tirrenico in Sardegna. Domani, giornata di sabato, restano delle piogge residue al sud, ma forse soltanto la mattina, e poi, se non è sereno, è poco nuvoloso. Domenica arrivano le nuvole, ma non fanno a tempo a far peggiorare il tempo, coprono un po' il cielo, il grigio, le piogge si fermano sulle zone alpine, guardate in Francia il maltempo, che entra lunedì guardate che cosa succede, al nord il maltempo, i temporali, le piogge arrivano anche sulle zone del centro e quindi questo fine settimana un po' stretto. Però direi che l'abbiamo preso bene. Le temperature nel fine settimana aumentano sensibilmente, lunedì diminuiscono sensibilmente, quindi attenti agli sbalzi. Però insomma, approfitta di questo fine settimana perché non è il prossimo, che sa quando ci sarà. Non ce ne sono tanti così. Va bene. Paolo, farò tesoro del tuo consiglio. Mi sono arrivati dei dati dell'Istat, il rapporto di cui ci ha parlato Cristina Fantoni prima. Dice che resistono i bambuccioni in Italia. 6 su 10 ancora a casa con i genitori del 2014. Tra 18 e 34 anni, il 62% degli italiani stanno a casa con i genitori, contro il 48% della media europea. Ma questo è legato a un altro dato molto importante. Che i laureati nel nostro paese sono sempre meno occupati, solo il 2% trova lavoro entro
i primi 3 anni, quindi questi sono i dati. Io vi porto a parlare un momento del, poi torniamo, so benissimo che dobbiamo tornare lì, ma voglio parlarvi dei voucher, perché quello è un altro tema che sta esplodendo in questo momento in Italia, questo ricorso enorme che è stato fatto ai voucher lavoro, che dovevano essere una buona soluzione per evitare il lavoro nero, e come spesso accade nel nostro paese sta diventando in breve l'ennesima furbata, guardate. Ho 25 anni e lavoro da quando ho 15 anni e ho sempre lavorato con contratti a tempo determinato, indeterminato, e ultimamente ho trovato un posto di lavoro dove vengo retribuita con i voucher. Dovrebbero essere usati per prestazioni occasionali e accessorie, ma nella pratica si stanno rivelando una nuova scappatoia per chi ha bisogno di manodopera a basso costo e senza diritti, anche per lavori continuativi. Sono i cosiddetti voucher lavoro e hanno registrato un enorme boom. Nel primo trimestre 2016 ne sono stati venduti oltre 31 milioni. Ah, il voucher è questo, è una PostePay che viene data direttamente dall'INPS, dove viene retribuito il tuo stipendio, in base alle ore che tu fai ovviamente. Quelli più comuni sono da 10 euro all'ora, dove 7,50 euro vanno in tasca al lavoratore, 1,30 all'INPS, 70 centesimi all'INAIL e 50 in costi di gestione. Allora, in una grande azienda di ristorazione venivo pagata a 7,50 euro all'ora, ovviamente i festivi non vengono calcolati in più. La cifra è sempre la stessa. È stata pagata in questo modo per 2 anni di seguito dalla stessa azienda, in barba al principio di occasionalità. Per il momento funziona così, se vuoi lavorare è questo. Ce lo conferma anche Valentina, il nome è di fantasia, anche lei lavora in una grande catena. Quel giorno che è festivo loro avranno bisogno di te, proprio perché sanno che sei una forza lavoro che costa niente. La realtà dei fatti è che le persone che lavorano come voucher poi non vengono assunte, cioè nessuno dei ragazzi con i quali ho lavorato è poi stato assunto. Chi viene pagato con i voucher di fatto non sottoscrive un contratto e, come ci spiega il segretario regionale della Wiltux, rinuncia a molti diritti. La contribuzione è così bassa che il rapporto è 10 a 1, cioè un lavoratore con 10 anni di voucher ha l'equivalente di un anno di un lavoratore subordinato. Non solo, nato per contrastare il lavoro nero, di fatto in alcuni casi ne è diventato una forma di incentivo. Il voucher viene utilizzato come il biglietto dell'autobus, cioè se passa il controllore timbro il biglietto, altrimenti quel lavoratore avrà la retribuzione in nero. Tu sei un lavoratore che viene pagato con i voucher? Sì, 8 ore, tutti i giorni. Cosa vuole dire? Meglio il voucher o è meglio il contratto secondo lei? Io penso che sia uguale, non c'è mai un posto determinato per cui non va bene nessuno dei due. Adesso lei sta ancora lavorando per questa azienda, come è andata a finire? Che sono stata chiamata qualche giorno fa dicendomi che non servivano più voucher e quindi da un momento all'altro sono a casa. Cofferati, che è successo? È sfuggita di mano la situazione sui voucher? No, è uno strumento che è stato pensato male, è uno strumento negativo, perché tutto ciò che non è assoggettabile ad un controllo, anche se le intenzioni che portano alla sua introduzione sono intenzioni positive, rischia di diventare l'esatto opposto, così è per i voucher. Sono diventate una copertura di un lavoro nero diffuso e una copertura di una frantumazione ulteriore del mercato del lavoro. Siete partiti dai dati sui bamboccioni, termine orribile, ma insomma efficace. Il problema è che quel fenomeno permane non solo perché non c'è lavoro e questo contribuisce soprattutto perché per alcune il lavoro figure è fatto professionali, così. Ma anche perché il lavoro è intermittente. Il lavoro intermittente, se tu non hai la certezza di poter vivere con il reddito che ti dà il tuo lavoro, stai nell'unico rifugio che hai, cioè la famiglia. Dunque, lo strumento così andrebbe cambiato rapidamente, così come quando si ragiona anche di pensioni, più che del valore delle pensioni, bisognerebbe pensare a come oggi è la carriera professionale dei ragazzi e delle ragazze. Certo. Guido Crosetto e poi Trefiletti. Ah. No, però il voucher in teoria nasce dovendo... Cioè, per essere controllabile, nel senso che uno va a comprarli e dovrebbe essere segnalato il compratore. Dovevano essere utilizzati per il giardiniere, cioè lavori occasionali che non potevano superare i 2.000 euro l'anno per datore di lavoro e 10.000 euro l'anno per quello che li riceveva.
per cui in teoria chi compra un voucher dovrebbe essere segnalato, per cui dovrebbe essere facile andare a controllare chi ne ha abusato, perché altrimenti noi rischiamo di uccidere degli strumenti. Questo era nato per eliminare il nero, no? Alla fine, se lo cancelliamo, una parte di nero ritorna nero, questi qua che guadagnavano 7,50 euro tornano a guadagnarne 5 in nero senza pagare una linea di contributo. Per cui piuttosto di eliminare uno strumento che ci siamo accorti che ha delle degenerazioni, controlliamolo e cambiamolo, cioè andiamo a beccare chi utilizza il voucher, che non può essere utilizzato in questo modo, per pagare uno che lavora 10 ore al giorno per 12 mesi. Allora, basta vedere, basta segnalare chi lo compra, andare a vedere il nome e il codice fiscale di chi l'ha comprato. La faccia della medaglia, perché Cofferati ha evocato le pensioni, ha detto ci bisogna pensare. No, tramite codice fiscale segnalato, tanto dove li acquisti, segnalano il codice fiscale, va immediatamente per via telematica. Ho capito, ma sono milioni di persone, sì, non c'è la possibilità per l'INPS di un controllo efficace. Ma no, ma la degenerazione è arrivata a tali livelli che dovrebbero utilizzare Cofferati, non hai bisogno, non c'è bisogno di persone, lo fa il computer sul codice fiscale o sulla partita IVA. Il computer sul codice fiscale ti fa emergere subito se superi i 2000 euro. Basta. Ma sì. Allora, scusate, volevo farvi vedere l'altra faccia del problema, perché parlavamo di pensioni, ieri grande manifestazione in piazza, ve lo ricorderete. Noi abbiamo provato a capire la sensibilità dall'altra parte, perché alcuni dei pensionati che erano in piazza ieri si lamentano di tante cose, spesso anche a ragione, però alla fin fine sono più garantiti loro di tutte le prossime generazioni. Vediamo. Ho 64 anni di mestiere, io vendevo merceria. E quanto prende di pensione? 780 euro al mese. Pensioni che si svalutano, che non bastano ad arrivare alla fine del mese, ipertassate, alle quali si accede sempre più in là nel tempo, ma pur sempre pensioni. Ieri quasi 60.000 pensionati da tutta Italia si sono riuniti per protestare, per avere certezze che la loro pensione sia salvaguardata e garantita. Cifre spesso troppo basse, ma che comunque arrivano sempre, puntuali a fine mese, garantite. Chi invece oggi comincia a lavorare, forse non avrà neanche questo. È per quello che siamo qua, per reclamare come fa il governo, che devono averla anche i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti. Senz'altro che sono un privilegiato, se ce la tirano via non sono più privilegiato. A lanciare l'allarme infatti è stato proprio il presidente dell'INPS, Tito Boeri. Di questo passo infatti ai nati negli anni Ottanta, a coloro che da poco si sono affacciati o si stanno affacciando nel mondo del lavoro, andrà molto peggio di oggi. Come fanno a dire che vogliono 41 anni di contributi quando poi il giovane non trova per lavorare a farsi mettere i contributi? Stando ai numeri dell'INPS, infatti, i trentenni di oggi non andranno in pensione a 68 anni, età già alta e per cui si scende in piazza a protestare. Il loro assegno, se lo vedranno, arriverà solo a 75 anni e sarà più leggero, molto più leggero, addirittura di un 25% in meno. Lei crede che una pensione ce l'avrà mai? Non mi ponga adesso questa domanda, cioè o meglio me la pongo cercando di non pensarci troppo, perché la situazione non è il massimo, però c'è chi sta, soprattutto molti di noi, come messa una partita IVA. Insomma, verrebbe da dire che i pensionati di oggi si potrebbero quasi sentire privilegiati, godono di un diritto, la famosa pensione, che forse per i trentenni di oggi potrebbe essere un miraggio, perché già adesso anche quel poco che arriva serve ad aiutare figli e nipoti senza lavoro. Oggi ho lavorato 35 anni come bracciante e mi sta dando una pensione di 600 euro. Qualche volta vengono a casa le figlie mie e mangiano, perché no, senza lavoro. Prediletti. Sì, ma non c'è solo questo, che bisognerebbe rispondere con lo sviluppo, abbattendo il tasso di disoccupazione, così troviamo anche le risorse, dato il sistema ripartizione che c'è sulle pensioni, che finalmente si parli di portare i soldi che verserebbero i giovani, no? Anche per sul pagare fondo le pensioni è una, lo sviluppo è la cosa fondamentale, ma io volevo riprendere
che è collegato anche a questa questione dello sviluppo e dei giovani. Ma è mai possibile? Ogni volta c'è il ricatto sui giovani. Sul voucher prima c'è la ragazza dice ma se non accetto questo non è. Secondo, abbiamo visto i call center, se non disturbi a casa ti mandiamo a casa. Terzo, sapete che abbiamo scoperto che i giovani che vanno a truffare, pensate un po', giovani che crescono e diventano truffatori delle persone anziane e danno dei contratti energetici completamente sballati. E che cosa dicono? Ma se no mi licenziano, ricatto anche qui. Ma insomma davanti... Persino nel mondo delle banche raccontano questo. Il dipendente della banca se non faceva quello che gli dicevano di fare, ecco, e non vendeva robaccia ai poveri risparmiatori. Non ho voluto toccare le banche perché sennò non sono solo monomaniaco, sono monomaniaco. No, ma sono monomaniaco pure io, non ti preoccupare, ecco, siamo in due. A questo punto io dico che bisogna, anche la questione del voucher, quando l'utilizzo di uno strumento che poteva essere positivo per la raccolta dei pomodori, voglio dire, ecco, una cosa del genere, delle carote, ma quando diventa così... C'è solo una cosa da fare, toglierlo, punto e basta. Emiliano. Credo che Galimberti prima abbia detto una cosa fondamentale, cioè noi siamo in una società che dà valore solo al denaro e persino la misura dei sentimenti, il denaro. E questa società non ha futuro, non può funzionare in questa maniera e un partito... diciamo che si definisce di sinistra, deve porsi questa questione, non solo con atteggiamento realistico e riformista tentare di aggiustare l'aggiustabile dentro questo sistema, ma un po' come l'ILVA, cioè pensare ad un nuovo sistema per fare le stesse cose con un tasso di ingiustizia che sia inferiore. Io penso che ci possiamo riuscire, anche perché chi ci sta spingendo in questa direzione è una grande autorità morale del mondo, che è il Papa, che ci ricorda questa roba con riferimento all'ambiente, alle persone, anche perché si rende conto che quella famiglia che vogliamo difendere, devo dire, alle volte un po' stranamente... In maniera un po' pelosa, diciamo. Un po' pelosa, e devo dire che il Papa mi trasmette in maniera subliminale la sensazione di comprendere chi oggi... non si sposa formalmente perché non è neanche sicuro di riuscire a mantenere la propria moglie o il proprio marito, e questo è il vero problema. Noi possiamo arrivare a questa conclusione con una profonda rivoluzione politica che però va fatta, cioè non dobbiamo avere paura di chiamare le cose col loro nome e proviamo a farla senza più distinzioni antiche tra destra e sinistra. Questo lo capisco, tentando però di comprendere che i deboli in generale dell'umanità sono quelli che hanno bisogno dello Stato di diritto e della politica. I forti, che hanno in mano i soldi, non hanno bisogno di niente, la roba se la cogli, i diritti se li dico comprano. Galimberti, ieri Emma Bonino, ricordando Pannella su Radio Radicale, ha detto questa frase che mi ha molto colpito: Pannella lottava per lo Stato di diritto che serve ai deboli, perché per i potenti quasi sempre è un intralcio lo Stato di diritto. Galimberti. Assolutamente. Eh sì, su questo siamo tutti d'accordo, effettivamente quello che ha detto adesso Emiliano è molto saggio, anche in riferimento all'insegnamento di Bergoglio che mette prima davanti l'uomo e poi il denaro, è quello che dovrebbe essere la cultura dell'Europa che si professa cristiana, quando poi sento dire che se arrivano i musulmani quelli distruggono i nostri valori, ma quali valori? Abbiamo già distrutti noi nel momento in cui abbiamo stabilito che il denaro è più importante dell'uomo. Va bene, il professor Galimberti è meraviglioso perché è breve, parla poco, ma ogni volta che parla dice qualcosa di molto profondo. Sì, va bene. Io forse vado in pubblicità perché vorrei parlarvi un momento di Marco Pannella e del Papa. Si parlava del Papa, è venuta fuori una lettera che Marco scrisse al Papa. Quindi andiamo in pubblicità e vi spiego tutto. Marco! Pronto? Pronto, chi parla? Sono Francesco. Francesco chi? Rutelli. No. Bravo Francesco. Francesco, vedi, è tornato il tempo delle battaglie contro quello Stato catto, clerico, fascista. Ecco. Ma non sono Francesco, sono il Papa. Sempre. Io sono il Papa. Certo, il Papa, esatto. Il capo di un'associazione oscurantista che offende le donne del libero pensiero. No. Io mi ricordo fin dai tempi di Torquemada. Pronto? Marco. 62, 63. Eravamo lì,
Panella, stai calmo, va tutto bene. Panella, Panella, te volevo solo fare gli auguri, era una chiamata veloce, de amore. Ma che Bonino, non l'ho detto Bonino, non l'ho detto. Lo Stato, ma cosa mi è venuto in mente a me di telefonare a Panella? E purtroppo sono in galleria, te devo lasciare perché non sento bene. E non prende più la galleria. Comunque vedo che stai meglio, ti sei riceso. Pure la galleria. Ma cosa mi è girato a me da chiamare a Panella? Raccoglieva le firme con banchetti contro la galleria. Era un modo come un altro per salutare Marco Pannella con un sorriso. Questa era una famosa telefonata che c'era stata al compleanno di Pannella il 2 maggio 2014 e che appunto Crozza prende un po' in giro. Ma la cosa interessante è che quest'oggi è venuta fuori una lettera che Marco Pannella ha scritto dalla sua stanza di ospedale. Scrive: ti scrivo dalla mia stanza all'ultimo piano vicino al cielo per dire che in realtà, ti leggo male da lì, per dirti che ti stavo vicino a Lesbo quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di quei bambini e di quegli uomini che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo che io amo e che voglio continuare a vivere accanto agli ultimi, quelli che tutti scartano. E chiude a stampatello con un ti voglio bene, davvero tuo, Marco. Volevamo dargli questa... Volevo sentire un secondo Galimberti su questo... laicissimo e mangiapreti Pannella che scrive al Papa. Ma forse bisognerebbe introdurre la categoria dell'uomo giusto, a prescindere dal fatto che sia clericale, anticlericale, creda o non crede in Dio. Se noi cominciamo ad allenarci a questo pensiero, che si compiono cose giuste da qualsiasi parte si sia, e si smette di essere ideologici, per cui ci si sente giusti solo se si è in un partito e imbroglioni sono gli altri, se smettiamo questa logica, allora incominceremo a riconoscere gli uomini per quello che sono, a prescindere dalle loro appartenenze. Bravo professore, la ringrazio perché è una bella lezione di civiltà quella che ci ha dato. Ci vediamo, grazie a tutti voi, grazie a Crosetto, a Emiliano. Io lo aspetto qui domani i diari, mamma mia, domani i diari, ma lunedì sarò in diretta qui con voi di nuovo. No!